Il webinar inizierà fra breve. Il webinar inizierà fra breve. Rimanere in attesa. A questo punto inizia la trasmissione. A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Ok, allora ricomincio. Buongiorno a tutti. Allora ricomincio. Buongiorno a tutti. Sono direttore dell'IRS. Sono Ugo De Ambrogio. Sono direttore dell'IRS. Sono contento di condurre questo webinar coprogettazione e coprogrammazione e strumenti collaborativi in un anno di grandi cambiamenti. Abbiamo un numero molto ampio di partecipanti e è un'ottima notizia, segno che, come dire, il tema che andiamo a trattare è quest'oggi è un tema molto caldo e abbiamo anche un programma molto intenso. Vi do soltanto alcune informazioni preliminari sull'organizzazione della mattinata. È una idea che è nata dall'incontro tra IRS, il nostro osservatorio wellforum.it e la comunità di pratiche sulla coprogettazione che da un paio d'anni stiamo animando attraverso wellforum.it con LegaCoop Lazio, con la collaborazione della Regione Lazio e con il CSV Lazio. Insieme abbiamo pensato che valesse la pena in questo momento aggiornarci sugli strumenti collaborativi che in questo momento hanno avuto una grossa propulsione anche dal punto di vista normativo e aggiornandoci riflettere sui cambiamenti che questi possono comportare nel momento complicato che tutti noi stiamo vivendo. Il nostro webinar sarà suddiviso in tre sessioni di lavoro. Una prima sessione conterrà gli interventi provenienti essenzialmente dalla Regione Lazio e sarà condotto da Anna Vettigli di LegaCoop. La seconda sessione saranno interventi di approfondimento, saranno condotti da Cecilia Guidetti e riguarderanno aspetti più specificamente giuridico-normativi e di processo e di metodo che coprogettazione e coprogrammazione in questo momento richiedono come informazioni. L'ultima sessione, che sarà condotta da me, presenterà alcune esperienze collaborative significative, sia nel segno della coprogettazione che in quello della coprogrammazione. Siamo in molti, per cui sarà difficile avere un'interazione diretta. C'è però una chat disponibile e è importante che se avete domande, quesiti, le presentiate in chat, così che possiamo considerarle. Quello che riusciremo ad affrontare oggi stesso lo faremo, altrimenti continueremo comunque il dialogo e il dibattito attraverso wellforum.it e la pagina specificamente dedicata alla comunità di pratiche per la coprogettazione a partire da domani stesso, per cui quella che pensiamo per quest'oggi è un momento iniziale di confronto e dibattito che poi si può sviluppare attraverso questi strumenti. Un'ultima informazione riguarda l'accreditamento per i molti assistenti sociali presenti. Voi sapete che il webinar è stato accreditato. Per esperienza sappiamo che troverete i crediti dopo 45 giorni nella vostra area riservata, per cui non vi allarmate se non arriveranno immediatamente, perché la media, la tempistica è intorno appunto a un mese e mezzo. Per cui se dopo 45 giorni non avete avuto informazioni in merito potete allarmarvi, prima dovete esercitare un po' di sana pazienza. Ulteriore informazione è che sarà spedito a tutti nel giro di qualche giorno un attestato, a tutti assistenti sociali e non, l'attestato di partecipazione al webinar insieme alle nostre proposte per continuare questa riflessione. Ciò detto, auguro buon lavoro, lascio la parola ad Anna Vettigli che coordina la prima sessione. A più tardi.
Grazie Ugo e benvenuti a tutti i partecipanti. È un'iniziativa molto ricca e io sono molto contenta e lieta di aver contribuito all'organizzazione di questa giornata. E questa giornata nasce sia da un'esigenza informativa che da un'esigenza più politica. L'esigenza informativa ovviamente dipende dalla delicatezza di questo tema, è un tema complesso, in continua evoluzione, che ovviamente richiede momenti costanti di informazione e di aggiornamento, e soprattutto alla luce di quello che è successo nell'ultimo anno, di cui parleremo e parleranno a lungo i nostri colleghi. L'esigenza politica nasce da una constatazione, da una piccola excursus. Mentre negli anni 70, 80, la cooperazione sociale, il terzo settore era molto importante e svolgeva un ruolo importante nella realizzazione delle politiche sociali, intercettando bisogni, fornendo risposte ed esprimendo appieno il potenziale generativo e innovativo, con la capacità di intervenire rispetto a bisogni ed esigenze emergenti. Nel tempo, il terzo settore e le cooperative in particolare spesso sono state considerate erogatori di servizi per razionalizzare anche la spesa. E anche gli amministratori più disponibili e illuminati sono stati impossibilitati a considerare il terzo settore come partner e non solo come fornitore di servizi. E questo anche dopo l'uscita del codice del terzo settore. C'erano troppe difficoltà da parte della pubblica amministrazione ad avvalersi di forme di partenariato in grado di incrementare la condivisione di responsabilità e di rischi. Quindi alcune caratteristiche distintive insite nel DNA del terzo settore della cooperazione, come la lettura dei bisogni, la dimensione relazionale, la capacità di valorizzare e generare capitale sociale, la possibilità di percorrere modalità innovative, sono state mortificate, sono diventate residuali, se non sono scomparse del tutto. E quindi per chi opera nel terzo settore è diventato prevalente il problema economico, la mole di burocrazia a cui ogni giorno sono sottoposte le organizzazioni, ed è diventato necessariamente prioritario appunto la sopravvivenza, la lotta per la sopravvivenza, e rispetto alla tensione invece verso l'innovazione e alla risposta dei bisogni emergenti. Le gare spesso privilegiano gli aspetti meramente economici. Il terzo settore, appunto, è come tutti i fornitori di gare pubbliche, e questo ovviamente ha anche compromesso il legame importante con il territorio e con la comunità in cui il terzo settore opera. Per questo oggi questa giornata penso che sia preziosa, proprio per il focus sugli strumenti collaborativi, perché gli strumenti collaborativi di rapporto con la pubblica amministrazione sono proprio preziosi affinché il terzo settore riprenda la sua effettiva e propria funzione di perseguimento dell'interesse generale della comunità e allo stesso tempo le pubbliche amministrazioni possano avvalersi di risorse cruciali che le affiancano nella relazione delle politiche pubbliche, nella realizzazione delle politiche pubbliche. Quindi vogliamo mettere a disposizione tutto il nostro potenziale, la capacità di investimento, non ultima, e la capacità di innovazione che purtroppo negli ultimi anni è stata molto, molto, contenuta da questi aspetti. Si può fare? Certo che si può fare. Se il modello basato sulla competizione e concorrenza che ha prevalso finora lascia spazio ad un modello basato sulla collaborazione e solidarietà. E abbiamo organizzato questo webinar con la Regione Lazio, che ringrazio, che è qui con l'assessora Troncarelli, assessora alle politiche sociali della Regione, con la direttrice Ornella Guglielmino e con Tiziana Bjorghini, che dopo presenterò meglio. E la Regione da tempo che ha attivato un costante processo di ascolto, di dialogo nei confronti del terzo settore. Un dialogo che durante la pandemia è stato veramente prezioso e si è intensificato al massimo. E quindi durante la pandemia, ovviamente, la Regione ha messo in atto tutto quello che poteva fare in termini di coprogrammazione, soprattutto aiutando
il nostro mondo ad affrontare questa fase così difficile. Regione che promuove da tempo sinergie allargate e l'integrazione tra più soggetti e che prima di anche altre regioni nel lontano purtroppo 2017 ha emanato la delibera 326 che contiene le linee guida in materia di coprogettazione. Ora ovviamente è tempo di capire come aggiornare questi strumenti e come intensificare questo processo per far sì che tutta la regione Lazio e non solo a macchia di leopardo possa tranquillamente diciamo fare un percorso di sviluppo tranquillamente usare gli strumenti collaborativi che vedremo oggi. Quindi passo la parola all'assessora Troncarelli, che ringrazio ancora della sua presenza e di essere qui, chiedendole cosa ha fatto la regione, cosa può fare e di cose sicuramente ne avrà tante da raccontarci. Grazie Alessandra Troncarelli. Grazie, buongiorno a tutti. Ovviamente ringrazio voi per aver organizzato questo momento di incontro e confronto molto importante, soprattutto per il periodo che stiamo vivendo tutti quanti. E quando si parla di mondo del terzo settore è un mondo talmente variegato che vale la pena conoscere a fondo, e le istituzioni, le amministrazioni devono necessariamente capire e valorizzare il ruolo importante di sussidiarietà degli enti del terzo settore. Ruolo fondamentale, noi come Regione Lazio stiamo cercando di valorizzare il più possibile questa nostra sinergia, e ti ringrazio Anna di averla sottolineato, perché durante purtroppo lo stato di emergenza, la famosa prima ondata dell'annualità 2020, noi abbiamo immediatamente insediato una cabina di regia presso la Presidenza proprio per coinvolgere tutti gli attori presenti a livello territoriale in qualità di organizzazioni sindacali, in qualità di terzo settore, in qualità di associazione di familiari, proprio perché è ovvio che per anche capire come dirottare, tra virgolette, quelle che sono le risorse economiche, ci serve anche il punto di vista di chi vive quotidianamente quella determinata difficoltà, quella determinata esigenza, e quindi l'obiettivo comune e il faro comune è sicuramente quello di dare una risposta puntuale, concreta e immediata a tutte le famiglie del Lazio. Già da quando vi è stata la riforma, comunque a livello nazionale, noi stiamo lavorando anche per l'adeguamento a livello normativo, quindi a livello sia tecnico che amministrativo, per appunto cercare di stare anche al passo con i tempi. Noi abbiamo fatto una delibera immediatamente nel 2017, la 326 del 13 giugno, con la quale abbiamo approvato le linee guida per fornire degli elementi omogenei e definire anche procedure standard per le amministrazioni del Lazio che vogliono ricorrere allo strumento della coprogettazione e quindi coprogrammazione. Perché? Perché riteniamo che la coprogettazione e la coprogrammazione vadano concretizzate, quindi non devono rimanere soltanto su carta. È ovvio che a livello amministrativo centrale, quindi regionale, dobbiamo cercare di mettere nelle condizioni gli amministratori di attivare tutte quelle procedure che siano omogenee, perché se le procedure sono omogenee saranno altrettanto omogenee le risposte che vengono date a livello territoriale regionale. Proprio per questo motivo noi abbiamo anche valorizzato e incentrato il nostro percorso di applicazione del piano sociale regionale, che come sapete è stato approvato finalmente a gennaio 2019, tramite il quale tra le varie situazioni e soprattutto tra i vari pilastri che vanno a convogliare in quello che è il welfare regionale c'è proprio la coprogettazione e la coprogrammazione. Perché parlo del piano sociale regionale? Perché, come sapete, il nostro interlocutore in prima battuta sono sicuramente i distretti sociosanitari, quindi noi programmiamo a livello territoriale tramite i distretti sociosanitari, quindi diamo comunque una governance che poi deve essere applicata in maniera omogenea appunto a livello territoriale. Ma i nostri interventi sono coadiuvati con tutti gli attori, ed ecco quando, e ti ringrazio ancora Anna, dici la Regione Lazio comunque ci è stata vicina, soprattutto in questo momento
particolare. Perché? Perché è ovvio che nel momento in cui noi per primi coprogettiamo e coprogrammiamo un intervento con gli attori coinvolti, è ovvio che gli stessi attori rappresentativi a livello regionale hanno altrettante diramazioni a livello territoriale. Quindi l'obiettivo è quello di traslare quella che è la cabina di regia regionale a livello anche dei singoli distretti sociosanitari. E questo noi l'abbiamo scritto, sottolineato anche nella delibera, per me importantissima perché è un traguardo fondamentale, con cui ad agosto abbiamo finalmente riconosciuto i LEPS, ossia i livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali. Perché dico che è un traguardo fondamentale? Perché finalmente anche nelle politiche sociali abbiamo il riconoscimento dei livelli essenziali di tutte quelle prestazioni che comunque devono essere garantite. Quindi c'è anche una continuità assistenziale nei confronti degli utenti, ma c'è anche una continuità di programmazione per gli amministratori. Tant'è vero che le risorse non vengono più date a fine anno, ma vengono date in corso dell'anno. Perché? Perché per la progettazione serve anche capire l'importo finanziario. Quindi, conoscendo l'importo finanziario, si riesce a fare una buona coprogettazione e una buona coprogrammazione. Tant'è vero che abbiamo anche richiesto l'attivazione di diversi tavoli tematici a livello distrettuale, proprio per convogliare tutte le esigenze, tutte le rappresentanze, perché ogni territorio e ogni distretto sociosanitario ha un proprio impatto sociale, ha un proprio fabbisogno territoriale e quindi anche a noi regione ci serve questa voce territoriale per capire come programmare i prossimi interventi. Noi durante la pandemia, tramite questa cabina di regia, abbiamo oggettivamente approvato tantissimi atti, abbiamo anche investito a livello di risorse economiche a favore del terzo settore. Tant'è vero che io credo molto nell'economia circolare anche nel sociale, no? Quindi non esiste soltanto in agricoltura o in altre tematiche. Perché dico questo? Perché quando noi all'interno della cabina abbiamo affrontato la tematica che per fortuna il mondo del terzo settore ha aiutato anche noi istituzioni a dare delle risposte immediate alle pluri, necessità che si sono presentate con l'emergenza epidemiologica. Questa sinergia è stata fondamentale, una sinergia che però ha un costo anche economico per stare al fianco delle famiglie e quindi noi abbiamo fatto diversi avvisi pubblici a favore del terzo settore, il cui totale è di circa 10 milioni e mezzo. Tramite questi avvisi abbiamo operato un rimborso delle spese che voi per primi avete sostenuto in base al principio della solidarietà e vi ringrazio per questo. Perché abbiamo dato una mano diciamo, nei confronti di quella persona e di quelle famiglie che in quel momento erano ancora più sole, erano ancora più emarginate a livello sociale, che vivevano una situazione ancora più drastica rispetto magari a una non pandemia. Quindi questo rimborso, questa economia circolare non è soltanto un rimborso economico, ma è perché quelle stesse cifre che sono state riconosciute sono state rimesse in moto per aiutare nuovamente la società, per aiutare i cittadini del Lazio. Così come i buoni pasto, i buoni spesa. Anche qui noi abbiamo destinato circa 34 milioni di euro per i buoni spesa e siamo stati la prima regione ad investire in tal senso perché sono beni primari e anche in quel caso abbiamo sottolineato l'importanza di quella che era la coprogettazione con il mondo del terzo settore. L'accordo, l'ex articolo 48 del decreto Cura Italia, noi siamo stati anche lì la prima regione a firmare quel protocollo perché avevamo un duplice scopo, ossia da una parte la rimodulazione dei servizi e quindi garantire la continuità assistenziale anche con formule diverse. Dall'altra parte, aiutare però i lavoratori. Ecco, noi ci siamo anche mossi non soltanto a tutela appunto delle fasce deboli della popolazione, ma anche a tutela di tutti quei lavoratori che sono stati costretti a bloccarsi nel mondo del sociale a causa della pandemia. E quindi tramite la rimodulazione dei servizi e tramite anche questo protocollo ex articolo 48 decreto Cura Italia, comunque le risorse regionali erano a tutela anche del lavoratore stesso.
Abbiamo anche investito sulle associazioni culturali con più di 6 milioni di euro, sui servizi socio-educativi del Lazio con più di 14 milioni di euro. Sono stati tanti gli atti che abbiamo fatto e io ripeto, sono stati il frutto di una sinergia fondamentale, sono il risultato di tutti. Si poteva fare di più, si poteva fare di meno, questa è la classica osservazione che uno è giusto che faccia. Però ritengo che come amministrazione regionale abbiamo veramente tamponato quantomeno le emergenze primordiali, quindi il fabbisogno alimentare, l'economia circolare del terzo settore e abbiamo consolidato e costruito questo rapporto fondamentale con tutti gli operatori coinvolti, con tutti i soggetti coinvolti. E non è finito, anzi, noi abbiamo diversi tavoli che sono stati insediati in questi mesi, ma che verranno anche istituiti nei prossimi, perché crediamo molto in questa sinergia. E da ultimo, un aspetto importantissimo è che presenterò una proposta di legge regionale proprio per gli enti del terzo settore, quindi in cui normativamente la Regione Lazio valorizza il mondo del terzo settore. E ci credo molto io in questa proposta di legge. Siamo praticamente agli sgoccioli e ringrazio e colgo questa occasione anche il tavolo di lavoro in cui ovviamente c'erano anche qui i vari rappresentanti, tra cui anche Anna. E è importante appunto perché questa proposta, ripeto, è il frutto anche di un tavolo di lavoro. Abbiamo sviscerato quelle che sono le questioni principali perché ci sarà un consiglio regionale del terzo settore che viene costituito in base al consiglio nazionale, quindi abbiamo anche ripreso quello che è la riforma del terzo settore e tutti gli atti normativi a livello nazionale. E questo consiglio regionale sarà la voce e il rapporto con l'amministrazione regionale. E allo stesso tempo abbiamo le diramazioni territoriali tramite ovviamente le conferenze regionali del volontariato e della promozione sociale. E quindi ci sarà un rapporto costante, ci saranno anche delle risorse economiche proprio per contribuire ancora di più anche per progetti appunto coprogrammati e coprogettati proprio per dare risposte ancora più immediate ovviamente ai cittadini del Lazio e di questo vi ringrazio. Grazie Alessandra per questa panoramica molto dettagliata che ci dà il quadro reale di quello che si fa nella regione e adesso speriamo, diciamo comunque di poter sfruttare questa bellissima esperienza che abbiamo fatto. Purtroppo la pandemia comunque ci ha dato questa opportunità, questo stretto contatto e collaborazione quotidiana che ci aiuta tantissimo. Adesso dobbiamo rendere più sistematiche questi strumenti, queste procedure e dotare anche i comuni, i distretti, i territori di uno strumentario importante di cui avvalersi. Quindi ti ringrazio e passo la parola alla dottoressa Guglielmino, direttore regionale per l'inclusione sociale della Regione Lazio. Purtroppo la dottoressa Guglielmino ha un problema tecnico con la telecamera, quindi ci farà un saluto. Le chiedo, diciamo, di stare in pochi minuti di intervento, purtroppo, diciamo, perché abbiamo iniziato anche un po' tardi, però è molto importante il lavoro, della dottoressa, ovviamente tecnicamente, che aiuta a, declinare poi operativamente tutto quello che, la politica sceglie. E quindi passo la parola alla dottoressa Guglielmino. Grazie Anna, buongiorno a tutti. Mi dispiace per questo inconveniente tecnico che chiaramente non ci aiuta e quindi ridurrò, ecco, il mio intervento. Ovviamente attività di informazione e formazione come queste sono essenziali e ricoprono, rivestono un ruolo essenziale soprattutto in questo momento, proprio perché la coprogettazione è uno strumento operativo, come è stato detto, che però deve essere padroneggiato meglio da tutti se vogliamo realizzare dei servizi che siano davvero in grado di rispondere in modo sempre più efficace e adeguato alle necessità e ai bisogni dei cittadini.
È stato già detto che da lungo tempo sia la normativa nazionale sia la normativa regionale hanno auspicato questa stretta collaborazione tra enti pubblici e terzo settore nella programmazione, nella progettazione e nella realizzazione dei servizi sociali. E il terzo settore, però, laddove negli anni è stato coinvolto nella programmazione e ancor meno nella progettazione, ha potuto svolgere soltanto un ruolo consultivo partecipativo. È stata la crisi economica del 2008 che ha evidenziato la non rispondenza più del welfare tradizionale, accentrato e assistenziale, a far fronte alle risposte ai bisogni che emergevano. E quindi, come è stato già ricordato, era necessario affiancare ai servizi tradizionali, in applicazione del principio di sussidiarietà, un approccio sicuramente sperimentale e più flessibile. E la Regione Lazio è stata tra le prime regioni che ha introdotto la coprogettazione per interventi sperimentali ed innovativi, approvando proprio le linee guida di cui si è parlato. Col codice del terzo settore sono state introdotte la coprogrammazione e la coprogettazione. Sappiamo che abbiamo dovuto aspettare addirittura la sentenza della Corte Costituzionale per delineare gli ambiti di applicazione tra codice degli appalti e codice del terzo settore, ma sicuramente sappiamo tutti che la coprogettazione è uno strumento che presenta numerosi vantaggi, sia per l'ente pubblico sia per gli enti del terzo settore, ma ovviamente impone un totale cambiamento di mentalità, di approccio relazionale e di approccio al problema. Come diceva Anna Vettigli, la pubblica amministrazione deve fronteggiare il modificarsi del tradizionale rapporto di committenza, in cui il pubblico decide e il privato esegue, in favore di processi decisionali, come ha detto anche l'assessore, maggiormente cooperativi e improntati ad una logica di governance. Quindi pubblico e privato devono imparare a conoscersi, a rispettare i diversi punti di vista e le diverse esigenze con una rinnovata fiducia e su un piano paritario. Con l'emergenza Covid è stato approvato l'articolo 48 che ha indicato in deroga al codice degli appalti la coprogettazione come strumento per rispondere ai servizi che erano stati sospesi durante il lockdown, cioè i servizi socioeducativi e scolastici, i servizi socioassistenziali e sociosanitari nei centri diurni e nelle strutture semi-residenziali, dando appunto molto spazio alla coprogettazione. Coprogettazione che va considerata, quindi esperienze di coprogettazioni che sicuramente vanno considerate nelle definizioni del percorso dell'approvazione dei piani di zona distrettuali. Non mi dilungo anche qua perché è stato già ricordato sia dalla Anna Vettigli sia dall'assessore il grande apporto che è stato dato alla cabina di regia da parte delle organizzazioni sindacali e degli enti del terzo settore, cabina di regia che ha costituito un metodo che noi ci portiamo appresso appunto dalla pandemia e che ha permesso di dare nei tempi e nei modi immediati che appunto la pandemia ci ha costretto a dare appunto risposte alle persone, quindi ai bisogni. La Regione Lazio, e chiudo quindi, intende non soltanto utilizzare direttamente la coprogettazione, ma anche essere di supporto a tutti gli attori del territorio per far sì che si risponda meglio alle sfide che l'utilizzo dello strumento della coprogettazione comporta. Quindi io vi ringrazio, mi dispiace veramente tanto che non siamo riusciti a vederci. Lascio la parola ad Anna e davvero grazie. Grazie dottoressa, anche se purtroppo con questa oscurità il suo intervento è stato importantissimo e mi è piaciuto molto anche comunque il riferimento alla fiducia che lei ha fatto, perché per utilizzare gli strumenti collaborativi ovviamente è molto importante che pian piano si crea un clima di fiducia fra tutte le parti. E a proposito di fiducia, passo la parola a Tiziana. Consulente della presidenza
della regione sulle politiche sociali. Con Tiziana c'è stato appunto un grande lavoro di confronto, perché è stata un po' la madre della delibera 326 del 2017, e si è creato questo importante momento di fiducia fra tutti gli attori, anche in un momento molto delicato, diciamo, per il nostro mondo. Quindi passo la parola a Tiziana. Purtroppo, Tiziana, ti chiedo di essere molto veloce, penso che ce lo possiamo permettere, perché la giornata è ricca, e quindi per lasciare spazio agli altri relatori, e quindi, diciamo, se riesci a stare nei 5 minuti, così riusciamo a stare nella tabella di marcia. E la domanda è: gli strumenti collaborativi possono avere una ricaduta sulla qualità, secondo te, Tiziana? È un po' scontata, però. Buongiorno a tutti. Sarò rapida, anche perché l'assessora Alessandra Troncarelli e la direttrice Ornella Guglielmino hanno benissimo esplicitato tutto il lavoro che la Regione sta mettendo in campo e ha messo in campo sull'attuazione di questa importante rivoluzione culturale. La coprogettazione, prima di rispondere, rispondo ad Anna mettendo in evidenza alcune questioni. Significa fare concertazione, costruire un linguaggio comune, e diminuire i pregiudizi di cui siamo portatori, ognuno per il mondo che si rappresenta. Si esce dal paradigma del mercato e si costruisce un'amministrazione collaborativa. Questi principi noi li stiamo attuando sul mandato forte dell'assessore Troncarelli, anche attraverso i nuovi strumenti previsti dal piano sociale regionale, dalla legge 11, che è il budget di salute, che incarna il principio della coprogrammazione e della coprogettazione per lavorare sulla qualità. Ecco, al centro di questa innovazione, che parte dalla coprogettazione, c'è la traduzione e l'attuazione per ricostruire nuovi modelli di welfare, dove al centro ci sono i diritti individuali e i progetti personalizzati, che e affrontare i bisogni complessi. Noi vediamo che c'è un mandato forte che è partito proprio dal nostro assessorato, che si sta impegnando anche nella conferenza Stato-Regioni sull'attuazione di questo strumento attuativo, che declina in tutto il suo processo, che il budget di salute non è solo integrazione sociosanitaria, ma è integrazione sociolavorativa, socioeducativa e via discorrendo, ma declina proprio il ruolo attivo di tutti gli stakeholder che al centro mettono il progetto del cittadino, dei cittadini, soprattutto di quei cittadini che hanno bisogni complessi. Quindi sicuramente per uscire dal paradigma del mercato, per costruire un'amministrazione collaborativa, la Regione Lazio in questo momento sta lavorando molto, come diceva Alessandra Troncarelli, sull'attuazione di questi principi. Noi siamo in una fase, è vero, la Regione Lazio, sto guardando l'orologio, è un altro minuto e mezzo, nel 2017, con una concertazione che ha visto la presenza di oltre 800 enti quell'anno, e Anna se lo ricorda bene, ha prodotto questa prima delibera che oggi, anche a detta della direttrice, avrà bisogno di un aggiornamento, perché non siamo più in una fase di sperimentazione, ma lo strumento può essere adottato in maniera ordinaria e semplificata, come ci ricordava Alessandra Troncarelli. Quindi sicuramente noi procederemo con questo spirito, con questa forza, per fare in modo che ci sia un'attuazione e una, come dire, una vivibilità di questo processo in tutti i territori, per prepararci a una grande innovazione culturale in cui non c'è più, come dicevo all'inizio, il paradigma del mercato, ma i processi si costruiscono, si coprogettano e si costruiscono insieme. Io credo che la qualità noi l'andremo a misurare nell'evoluzione, quindi, dell'attuazione di questo strumento. Sono stato in 4 minuti e mezzo.
Sei stata fantastica, non solo nella puntualità di risposta a quello che ti avevo chiesto, ma anche diciamo, per questo spaccato che io almeno ho rivissuto come protagonista anche di quel percorso che c'è stato. E adesso siamo qui, riprendiamolo e andiamo avanti, insomma, con questo. Anna, abbiamo perso l'audio. Ah, ecco, adesso mi sentite? Sì, grazie. Ok, ripasso la parola ai colleghi di IRS, dicevo, in particolare a Cecilia Guidetti che coordinerà la seconda sessione di questa mattinata. Grazie Cecilia, e quindi adesso passo tutto a te. Grazie, grazie mille, Anna. Allora, buongiorno a tutti, io sono Cecilia Guidetti, sono una ricercatrice dell'IRS, collaboratrice di Wealth Forum e mi occupo in particolare, mi sono occupata in questi anni di costruire e condurre la comunità di pratiche che abbiamo avviato sul tema della coprogettazione. Allora, per questa seconda sezione del seminario, chiederei di collegare la telecamera, così cominciano come se fosse un palco a salire su questo palco. I relatori che sono il dottor professor Santuari, professore di diritto dell'economia all'Università di Bologna, ecco, cominciate a vederli, Gianfranco Marocchi, che è vice direttore di Wealth Forum e direttore di impresa sociale, Paola Capoleva, che è presidente del Centro Servizi Volontariato del Lazio, e Marco Perosa, che è direttore dell'area strategica della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Allora, con questi relatori abbiamo pensato di proporvi in questa seconda sezione del seminario un approfondimento che parte un po' dal lavoro che abbiamo fatto in questi anni su Well Forum di come dire, monitoraggio, osservazione e cura del dibattito che si è animato sul tema della coprogrammazione, della coprogettazione. In relazione alle evoluzioni che ci sono state, sapete tutti, penso abbiate in mente che ci sono stati diversi passaggi che ci hanno portato oggi ad arrivare dove siamo e quindi a poterci dire che collaborare si può e che la coprogettazione è una strada non solo possibile, ma è una strada sempre più aperta e praticabile. Quindi proveremo a chiedere ai nostri relatori da una parte e saranno le prime due persone di aiutarci ad approfondire, capire quali sono le evoluzioni, quali sono gli sviluppi anche dal punto di vista giuridico della coprogettazione e poi a darci invece alcuni punti di vista specifici, in particolare da parte del ruolo del volontariato e del ruolo delle fondazioni in esperienze di coprogettazione. Quindi io darei subito la parola al professor Santuari, che oltre a essere docente all'Università di Bologna, sta supportando alcune pubbliche amministrazioni in processi di coprogettazione e in particolare partirà dall'esperienza un'esperienza di coprogettazione del Comune di Bologna, per aiutarci a leggere e a capire dove ci troviamo in relazione a tutti i passaggi e le evoluzioni che ci sono state nell'ultimo periodo recente. Prego. Sì, buongiorno, grazie dell'invito. Io avevo preparato due o tre slide perché poi c'è anche Gianfranco Marocchi, quindi cerchiamo di tenerci allineati sugli argomenti. Se mi dite come si fa, volentieri la condivido. Ma È la già in condivisa. condivisione sullo schermo. Perfetto. Grazie. Allora io Procediamo vedo. noi. Sì, vedo le slides. Allora, nei minuti che mi sono stati assegnati, vorrei provare a rendere per quanto possibile evidente quello che già ci è stato detto in questi interventi. Il primo aspetto da cui vorrei partire, riprendendo anche alcuni spunti già sottolineati, è che i rapporti tra pubblica amministrazione ed enti del terzo settore sono plurimi, quindi sono più di uno. E questo ci dice della ricchezza che, soprattutto a seguito anche della riforma del terzo settore,
pubbliche amministrazioni ed organizzazioni non profit hanno a disposizione per costruire percorsi di cooperazione. E questo è il secondo elemento. I rapporti che si instaurano nell'ambito delle interrelazioni tra pubblica amministrazione ed enti del terzo settore sono rapporti di partnership, rapporti di cooperazione, collaborazione, non di committenza come spesso capita e capita unicamente all'interno del codice degli appalti. Adesso ho perso la condivisione, vabbè, io provo così. Da dove partiamo? Scusa, dovresti ritentare, mettendo in modalità presentazione, se possibile. Sì, sto cliccando, vediamo se... Adesso? Adesso si vede, se si può mettere in modalità presentazione. Così? Ecco, perfetto. Benissimo. Perfetto, grazie. Allora, dicevo, sono trascorsi 5 anni da quel gennaio del 2016 in cui per la prima volta l'Autorità Nazionale Anticorruzione si era espressa in tema di anche coprogettazione, se voi ricorderete. Situazione delicata, particolare, mafia capitale, non occorre qui dilungarci. Ma quello che è interessante è che questi 5 anni, a nostro dire, e qui metto dentro anche gli amici che ringrazio ancora per avermi invitato, che con cui collaboriamo da un po' di tempo, soprattutto su Well Forum, in questi cinque anni non sembrano essere passati invano, benché ancora, come dire, le interpretazioni, soprattutto a livello giurisprudenziale, non abbiano raggiunto il loro approdo definitivo. Allora, che cosa vorrei richiamare? Vorrei richiamare velocemente due atti che poi mi porteranno a farvi capire come con il Comune di Bologna abbiamo cercato di impostare il lavoro. Innanzitutto abbiamo la sentenza della Corte Costituzionale numero 131 del 2020, che al netto di altre valutazioni che magari anche Gianfranco Marocchi potrà fare, io vorrei richiamare solo in un aspetto. Questa sentenza ha il particolare pregio di averci comunicato finalmente, quindi al termine anche di un percorso tortuoso a cui facevo riferimento poc'anzi, che la pubblica amministrazione ha a disposizione modalità diverse a seconda degli obiettivi che intende realizzare. Quindi, nel momento in cui intende attivare percorsi di partnership, ha a disposizione in modo particolare l'articolo 55 su cui oggi concentriamo la nostra attenzione, ma che non esclude l'utilizzo delle procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 50 del 2016, conosciuto anche come codice dei contratti pubblici, qualora intenda realizzare un'altra modalità di azione, cioè quella classica della committenza ed esternalizzazione. Quindi la Corte Costituzionale ha fatto chiarezza sulla necessità di tenere ben distinti modelli, paradigmi e procedure che, sebbene debbano rispondere anche nel caso della coprogettazione a principi di evidenza pubblica, ma che di altra evidenza pubblica si tratta rispetto a quella previste nel codice dei contratti pubblici, possono essere tranquillamente utilizzati dalla pubblica amministrazione per realizzare obiettivi di interesse collettivo. E da questo punto di vista, anche secondo me un po' frutto di quella deroga introdotta nel decreto Salva Italia di marzo del 2020 a cui c'è stato fatto riferimento, nel decreto semplificazioni questo principio sancito dalla Corte Costituzionale è stato tradotto in diritto positivo nel DL 76 2020, nel decreto semplificazioni, che ha modificato alcuni articoli del codice degli appalti per dire sostanzialmente che cosa? Che quando non si tratti di appalti, e questo è possibile proprio quando si intende addivenire a percorsi di collaborazione e partnership, si utilizzino gli strumenti disciplinati nell'apposita sezione del codice del terzo settore, articolo 55, 56 e poi in modo particolare 57 per il trasporto sanitario di emergenza ed urgenza. Questa premessa mi serve per poter condividere in verità un aspetto sul quale abbiamo lavorato e che, diciamo, ci ha dato anche una qualche soddisfazione. Il Comune di Bologna, qualche tempo fa, ha attivato un percorso di coprogettazione
per ridefinire le modalità di organizzazione e di gestione di quelle che si chiamano in Emilia-Romagna centri sociali e che oggi hanno come denominazione acquisito quelle di case di quartiere. Cosa sono? Sostanzialmente i circoli di aggregazione, soprattutto per persone anziane, che sono sempre state una caratteristica identificativa di quel territorio. E quindi il Comune di Bologna ha attivato un percorso complesso, articolato, anche di una certa, come dire, di una certa procedura che è stata seguita per arrivare al termine e concludere il proprio percorso. Una volta concluso questo percorso, alcuni consiglieri regionali e comunali hanno ritenuto, non chiedetemi il motivo, di segnalare ad ANAC, che in verità in questo caso qui non c'entrava moltissimo, ma comunque hanno segnalato ad ANAC, a loro giudizio, il fatto che hanno censurato, diciamo così, l'azione, il comportamento del Comune di Bologna, perché essi ritenevano che quell'azione doveva essere ricondotta alle procedure di evidenza pubblica in termini di appalti. In altri termini, per arrivare a identificare i soggetti, fatemi usare questo termine per capirci, gestori delle nuove case di quartiere, si sarebbe dovuto attivare la procedura competitiva. Bene, ANAC, il 21 settembre del 2020, risponde al Comune di Bologna dicendo, e qui mi servono questi quattro elementi che ANAC indica nella sua deliberazione per farci comprendere quanto la coprogettazione si distingua dalla committenza esternalizzazione, quindi dalle tradizionali procedure di gara. Innanzitutto, il primo aspetto, l'azione messa in campo dal Comune di Bologna riguarda un rapporto di carattere gratuito, che non significa evidentemente non economico, ma esclude, esclude il corrispettivo, esclude l'onerosità, come peraltro anche il Consiglio di Stato aveva richiamato nel 2018, e introduce anche l'elemento dell'autofinanziamento e dell'autosostentamento. Questo è il primo aspetto che ci fa dire che siamo fuori dal canone, dai canoni tradizionali degli appalti. Secondo elemento, le case di quartiere non sono riconducibili non sono in pancia al Comune di Bologna in quanto servizi che il Comune di Bologna deve assicurare nell'ambito anche di quei livelli essenziali a cui è stato fatto riferimento prima. Cioè non sono dei servizi sociali che richiedono come modalità gestoria e organizzativa quella dell'esternalizzazione dell'affidamento esterno di tale servizio, di tale attività ad un soggetto economico. Ma sono espressione, terzo punto, della elaborazione autonoma e indipendente, quindi delle formazioni sociali del territorio. Quindi fortemente ancorato al principio di sussidiarietà di cui l'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione. E pertanto, ultimo punto, ANAC richiama la sentenza della Corte Costituzionale numero 131 che conferma la bontà e la legittimazione di attività, di azioni, di interventi che si collochino all'interno di percorsi che non vedono nella definizione di un corrispettivo in un rapporto di committenza l'azione della pubblica amministrazione. Anzi, una pubblica amministrazione che o attiva percorsi o accoglie un percorso, una sollecitazione che gli arriva dalle organizzazioni del territorio. Da questo punto di vista, e concludo, questo ci ha confermati nella idea di rivedere l'assetto organizzativo e amministrativo del Comune di Bologna per andare ad identificare i percorsi ritenuti più adeguati e più opportuni, più convenienti, più utili per disciplinare il rapporto con gli enti del terzo settore, ma anche con le altre organizzazioni, perché dobbiamo tenere in considerazione il fatto, faccio una piccolissima digressione, che non tutti gli enti verranno iscritti nel RUMS e quindi avremo bisogno come enti locali di considerare anche quelle organizzazioni che non risulteranno iscritte all'interno del registro unico del terzo settore. L'ente locale, come molti di voi sapranno, all'interno della propria autonomia e discrezionalità amministrativa, possono dotarsi di un regolamento approvato dal Consiglio Comunale, in cui appunto definire linee guida, procedure,
percorsi, metodi, criteri di ammissione, criteri di valutazione, commissioni di valutazione che aiutino l'ente locale, in questo caso il comune, nel rapporto, nelle relazioni con gli enti del terzo settore, con gli enti non profit del territorio. Questo lavoro che abbiamo svolto anche moltissimo in remoto per le ovvie ragioni che conosciamo, ha portato ad un'elaborazione in questa fase intermedia di linee guida che sono state definite sulla base di un lavoro svolto in molteplici audizioni con tutti i dirigenti e i funzionari dell'amministrazione civica di Bologna, e il prossimo 22 febbraio la giunta comunale delibererà in merito a queste linee guida che diventeranno subito operative per tutti gli uffici e i dipartimenti del comune. Io qui mi fermo e vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie mille professor Santuari, che mi sembra ci abbia aiutato presentandoci questa esperienza specifica che è questo che ha interessato la coprogettazione del Comune di Bologna, proprio a capire quali sono gli elementi che oggi ci fanno dire che coprogettare si può e anzi la coprogettazione, come dire, può essere la scelta giusta, come ci diceva lui, in relazione a tante esigenze, può essere la scelta invece da non prendere in altre, però è una strada possibile e praticabile. Quindi lascio la parola a Gianfranco Marocchi, che credo proseguirà proprio in questa direzione, anche parlandoci e provando a esplorare un po' quali sono gli strumenti della collaborazione e quindi come si può collaborare al meglio. Vedete il titolo della sua intervento. Prego Gianfranco. Grazie Cecilia e grazie a tutti voi. Sì, io penso che questo sia veramente un cambiamento rispetto a solo a pochi mesi fa. Cioè, se avessimo fatto la medesima iniziativa, magari in presenza, con 1000 persone un anno fa, ci saremmo chiesti: si può collaborare? Allora avremmo chiesto al professor Santuari di provare a spiegarci che è possibile, che è legittimo, che non è illegale e così via. Oggi io oso dire, dopo la sentenza 131, dopo le modifiche delle codice degli appalti, entrambi temi citati dal professor Santuari, dopo che le regioni stanno iniziando a legiferare in coerenza con il codice del terzo settore, lo ha fatto la Toscana, nel momento in cui le regioni stanno formalizzando delle linee guida, in fondo il dubbio se sia legittimo o meno non c'è più, ma non c'è più non solo da un punto di vista giuridico, non c'è più nei fatti. E se qualcuno di voi, sfruttando il fatto di essere collegati a un computer, prova a fare una ricerca online scrivendo avviso con progettazione, vengono fuori non decine ma centinaia di risultati nel nord, nel sud, metropoli, piccole città, esperienze nuove e esperienze storiche, che dicono che di fatto non c'è più il dubbio appunto se si possa coprogettare e coprogrammare o meno. Ma questo non ci toglie invece il dubbio di qualità, cioè come possiamo farlo nel modo migliore, quando è opportuno scegliere uno strumento di tipo collaborativo. Provo a sviluppare quanto diceva già al CES Santuari prima, provo a farvi questo esempio, un medesimo problema: ci sono degli anziani soli sul territorio, temiamo che possano essere avviati a una RSA, un istituto comunque residenziale, non perché non possono farne a meno, ma perché il territorio non riesce a prendersene carico. Questo è un problema. Io a questo stesso problema sociale posso dare risposte in due modalità diverse, seguendo due filoni di ragionamento. Uno, posso ritenere di aver individuato che servizio ci vuole. Ci vogliono 1000 ore di assistenza domiciliare. Bene, se mi sono dato questa risposta, mi sono anche già risposto rispetto alla scelta di uno strumento competitivo piuttosto che collaborativo. Non posso fare altro, non è ragionevole fare altro che una competizione di mercato, ovviamente la migliore possibile, tenendo conto della qualità, non solo del prezzo e così via, ma una competizione di mercato per trovare il soggetto che mi offra queste 1000 ore di assistenza domiciliare alle condizioni prezzo qualità migliori. Ma invece posso darmi una risposta di tipo diverso, posso cercare la risposta a questo stesso bisogno
in modo diverso. Dico, per evitare che questi anziani finiscano in una RSA quando potrebbero stare a casa, devo promuovere un concorso di forze diverse che sono volontari, che sono forse professionali, la capacità di mutuo aiuto, il vicinato e così via. Desidero che queste risorse diventino un sistema di protezione per cui le persone finché possono restano nel proprio domicilio. Se io sto cercando la risposta in questa direzione, ma cosa potrei mai appaltare? Non è un oggetto da appaltare, la capacità di interagire di una rete territoriale. Cercherò invece uno strumento che mi consente di mettere questi soggetti intorno a un tavolo, di parlare con loro, di fare in modo che l'operatività di ciascuno si integri con quella di altri, per trovare poi appunto un assetto utile alla finalità che mi sono proposto. Questo per dire che forse non è tanto importante qual è il problema, ma in quale direzione io cerco la risposta. E una volta che io mi sono risposto, poi discende tutto quello che ci diceva il Cesare Santuari. Cioè, se io ho scelto di acquistare le prostazioni alle migliori condizioni di mercato, vado nella mia strada, apro un armadione in cui mi trovo il codice degli appalti e mi dice cosa fare. Se io invece ho scelto l'altra strada, quella di suscitare appunto l'ampio concorso di forze diverse che si integrano e lavorano insieme, ho degli altri strumenti, ovviamente non rubo il lavoro dal Ceste da un punto di vista giuridico, ma avrò degli strumenti di procedimento e quindi la 241 del 90, avrò delle software giuridici specifici come possono essere in primo luogo l'articolo 55 del codice del terzo settore e che mi diranno cosa fare, ma sono veramente due strade che si differenziano, ma all'inizio sulla base della logica che ho scelto per rispondere a una certa questione. Ma capite, non è indifferente cercare la risposta in un senso o nell'altro, è la vera scelta politica che siamo chiamati a fare. Detto questo, ecco, io non vi nascondo che se voi per caso avete fatto effettivamente la prova che vi dicevo, avete scritto avviso con progettazione, vi escono appunto decine, centinaia di avvisi in tutta Italia, ecco, non tutti questi sono avvisi di qualità, ovviamente, perché ciascuno fa un po' con gli strumenti che ha, come riesce, ecco, però io penso che oggi, che siamo sereni, tranquilli nel dire che si può fare, dobbiamo anche chiederci come farlo al meglio. Allora, a mio avviso, vi è una collaborazione, intesa, una collaborazione autentica, ben fatta, eccetera, non lo ripeterò in ciascuna slide, se un avviso non specifica le azioni da realizzare, ma i bisogni a cui dare risposta, se no siamo troppo vicini, stiamo facendo un finto appalto, in realtà abbiamo già deciso tutto, mentre tanto la lettura del bisogno, del contesto, quanto il capire cosa facciamo per dare risposta, se la collaborazione è autentica, sono frutto di un lavoro congiunto tra gli enti pubblici e il terzo settore. E annoto ancora, a mio avviso, le migliori coprogettazioni hanno le spalle o una coprogrammazione in cui già insieme si è fatta la lettura dei bisogni, o anche iniziative di parte, e cioè casi in cui è il terzo settore a fare una proposta e in cui mette il suo pezzo di lettura, che ovviamente poi non è da sola, perché poi è assunta da parte della pubblica amministrazione che la rilancia sotto forma di procedimento collaborativo. Seconda cosa, oggi per fortuna abbastanza scomparsa dall'evoluzione, diciamo una istituzione di cui sono molto felice, ma vi è una collaborazione autentica se quando uno sceglie di partire in modo collaborativo per i motivi che abbiamo detto prima, va fino alla fine attraverso un procedimento collaborativo. Sono assolutamente deleteri, a mio avviso, i casi in cui un ente pubblico ha la pretesa di coinvolgere nella coprogettazione per poi mettere in gara l'esito della coprogettazione stessa. Saranno tavoli facilmente finti, o con aspettative improprie, cioè che l'appalto sia pilotato, o finti, in quanto le risorse migliori, l'idea geniale, uno ovviamente la tiene poi per il momento della competizione. Quindi scegliamo con serenità. È una competizione, perché ci serve, questo è un servizio, scegliamo una strada dall'inizio alla fine. E invece un setting collaborativo in cui cerchiamo insieme
delle risposte, dall'inizio alla fine scegliamo quello. Bisogna essere, come dire, decisi e chiari nella propria scelta. Il terzo punto, premetto, non molte delle esperienze collaborative, io dico anche di esperienze collaborative eccellenti, non rispettano questo punto, però ve lo pongo comunque come argomento di riflessione. A mio avviso, le coprogettazioni migliori sono quelle in cui si affronta la sfida spesso difficile di lavorare con più soggetti. Ci sono anche coprogettazioni in cui c'è un vincitore e questo soggetto lavora insieme alla pubblica amministrazione. È legittimo. Certo, più soggetti sono più complicati da gestire, ci sono aspettative diverse, letture diverse, sensibilità diverse, ma nei casi migliori probabilmente sono queste poi le coprogettazioni che hanno un esito più ricco, che si differenzia di più da quello che si sarebbe ottenuto magari con una buona procedura competitiva in cui uno faceva un appalto dando spazio alla progettualità, ma di fatto assumendo una visione da un solo punto di vista. Ovviamente questa compresenza dei soggetti è virtuosa se il tavolo non ha dinamiche spartitorie, cioè nessuno entra nel merito di quello che fanno gli altri, ognuno tiene il suo. Se invece i soggetti si contaminano e si confrontano, allora sì che gli esiti sono veramente ricchi. Vi è collaborazione autentica se i tavoli di lavoro sono curati, se c'è il tempo congruo per fare il lavoro, se i dati sono condivisi, le informazioni sono condivise, se i partecipanti si esprimono e così via. La sostanza di questa slide è: tutte queste dinamiche non avvengono spontaneamente. I tavoli sono difficili da gestire perché la gente non ha tempo, perché è presa da mille cose, perché ha la testa non ancora abituata a lavorare in questi contesti. Se un tavolo non è gestito con attenzione, difficilmente produrrà dei buoni risultati. Da valutare proprio per questo anche l'opportunità che ci siano soggetti specifici che fanno questo mestiere. Vi è collaborazione se vi è corresponsabilità, che non è il cofinanziamento è quella pratica per cui si chiedono le buste paga di qualcuno nell'organizzazione per giustificare che c'è il cofinanziamento, pratiche inutili, no? No, la corresponsabilità è che ci si sente tutti responsabili del riuscire a trovare le risorse per fare quello che insieme si è deciso di fare. Non vuol dire che li si troverà, ma vuol dire che si è tutti impegnati a farlo e che quindi le migliori esperienze di collaborazione hanno sempre un mix di risorse. Ci sono certamente le risorse pubbliche dell'ente che guida il procedimento, giustamente veniva ricordato, mi pare, dall'assessore che è corretto, è giusto e doveroso che siano specificate bene nel procedimento. Ci sono poi beni strumentali, immobili e quant'altro che ciascun partner può mettere a disposizione perché ce li ha e perché ritiene che mettervi a disposizione del tavolo di coprogettazione in quanto tale sia un modo per raggiungere la finalità che anche lui vuole raggiungere. Ma così come in questo eccetera mettiamoci anche il volontariato, insomma tutto ciò che ciascuno ha come risorsa materiale e immateriale. Risorse di enti filantropici interni al partenariato. E poi anche risorse di mercato connesse alle attività intraprese. Se io faccio un progetto di rivitalizzazione di un parco pubblico e ci metto un bar e dico che quello serve per finanziare il progetto, ma anche risorse reperite dal partenariato da fonti esterne. E su questo anche l'esperienza che verrà poi raccontata di Anna Burrà è secondo me assolutamente indicativa e preziosa. Significa che i soggetti non cercano risorse per sé, per il proprio progetto, ma insieme lavorano per un progetto che è di territorio, è di tutti e di nessuno, e fanno convergere delle risorse per riuscire a trovare quanto serve per realizzare ciò che tutti insieme hanno deciso. Queste ultime due forme, segnalo, necessitano di investimento. Sono un investimento a rischio, uno fa delle cose, cerca delle risorse,
che devono coprire i costi di ricerca e poi i costi dell'azione. Tipicamente lo trovo un modo di coinvolgere, di rendere corresponsabili delle imprese sociali. E chiudo. Mia collaborazione, se come ci raccontava Alceste Santuari, dopo che si prova a fare una qualche esperienza collaborativa, le forme si stabilizzano, i regolamenti. Ci si dà una certezza su come si collabora. Se negli atti strategici dell'ente si diffonde il riferimento alla collaborazione, quindi quando un comune, una regione, un ente socioassistenziale fa il suo programma dei prossimi 3, dei prossimi 5 anni, anche se sta parlando di altro, la città sta parlando del suo piano di sviluppo, che introduce elementi collaborativi perché ha acquisito quella mentalità. E poi, qui siamo davvero alla chiusura, l'opzione collaborativa chiede a tutti noi di cambiare un po' mentalità, no? Cioè, vuol dire proprio avere magari meno risorse, meno interesse da una parte più dall'altra, magari meno risorse per fare gare, fare contenziosi, più risorse per funzioni di rete, la capacità di collaborare, che richiede, abbiamo detto, un investimento e di analisi del territorio. Perché, attenzione, un tavolo sarà tanto più ricco quanto tutti i soggetti sanno portare una visione competente e documentata, utile, ma questo di nuovo richiede risorse. Io dico anche meno risorse, una frazione, una piccola frazione di risorse in meno di ciascuno, che diventano risorse di territorio, il mio progettista, il mio formatore, il mio valutatore, eccetera, è parte di un gruppo che lavora a servizio del territorio. Ora, capiamoci, tutto questo richiede tanto agli enti di terzo settore, quanto agli enti pubblici di ragionare sui propri stili di leadership meno aggressive, muscolari, che tendono a creare, diciamo, a salvaguardare una propria prerogativa organizzativa, sia essa pubblica o di terzo settore, e più orientate a costruire legami e collaborazione. Grazie. Grazie Gianfranco. Grazie a entrambi, anche perché siete riusciti, credo proprio anche nei tempi che avevamo definito, a darci, mi sembra, una bellissima panoramica molto completa per aggiornarci tutti rispetto a dove siamo arrivati nelle tante evoluzioni che ci sono state, ma anche per cominciare, appunto, come diceva Gianfranco Marocchi, a guardare un po' più avanti, cioè non è più soltanto possiamo coprogettare, ma come possiamo farlo bene? Quali sono gli elementi, gli ingredienti che possiamo mixare per costruire coprogettazioni di qualità? Allora, proseguiamo questa sessione con l'intervento di Paola Capoleva, che, come vi dicevo, è presidente del Centro Servizi Volontariato del Lazio, perché abbiamo pensato che rispetto a proprio questo tema delle coprogettazioni e che cosa anche rende le coprogettazioni dei processi di qualità, sia importante aprire e quindi portare qui punti di vista di tanti attori che partecipano e che possono partecipare o promuovere coprogettazioni. E nello specifico lei ci porta un po' il punto di vista e di osservazione del volontariato, quindi di quali sono i vantaggi, le opportunità date dalla partecipazione attiva delle associazioni di volontariato in processi partecipativi e di coprogettazione. Prego. Allora, buongiorno a tutti. Io avevo preparato delle slide, ma preferisco non utilizzarle, perché in realtà anche durante questi interventi che mi hanno preceduto e che ringrazio, sono tantissimi gli stimoli ulteriori che mi sono venuti e cercherò di agganciarmi, perché credo che proprio la dimostrazione, no, del poter costruire immediatamente confronti e legami sia il modo più concreto per dare significato a questa modalità che poco prima anche il dottor Marocchi indicava come necessità di costruire legami. Mi riaggancio subito ad alcune cose che diceva, proprio perché a mio avviso lui ci ha dettato
come dei principi guida sulla coprogettazione. Mi ha fatto tornare in mente una mia maestra, io dico Franca Ferrario, perché io sono anche un assistente sociale, una dirigente assistente sociale in un ASL Roma 6, e Franca Ferrario anni fa in un testo sul lavoro di rete dettava dei principi guida. Ecco, io mi permetto ovviamente in modo molto modesto, ma insomma, di dire che quello che Marocchi ci ha indicato nelle sue slide sono sicuramente dei principi guida sui quali bisognerebbe approfondire e confrontarci per avere una strada comune da perseguire. Torno però un attimo appunto al tema che indicava Cecilia Guidetti, per il quale sono qui e per cui ringrazio sicuramente Anna Vittigli, con la quale ci siamo tante volte confrontate, e sono felice di avere questa occasione, perché di fatto anche noi dal punto di vista del centro di servizi da anni ci siamo incamminati su questa strada. Tant'è che stavamo per organizzare in concomitanza anche noi un evento sulla coprogettazione. Questo quando uno dice nell'aria, no? Insomma, girano le stesse spinte, gli stessi desideri. Probabilmente ne faremo un altro di evento verso fine aprile, primi di maggio, in concomitanza della chiusura di un percorso formativo che stiamo facendo in questo momento, in virtù di una grande spinta che ha dato la Regione Lazio, l'assessorato alle politiche sociali, quindi l'assessora Troncarelli, che ringraziamo, e chiaramente la dottoressa Guglielmino e Tiziana Bioghini, che appunto è stata definita un po' la madre di tutto questo percorso che è partito ormai anni fa e che appunto ci sta portando in questo momento, proprio in questi giorni, in tutta la regione, a un percorso formativo sul budget di salute. La dottoressa Bioghini lo ha citato, è una metodologia molto importante, interessante, che fa della, diciamo, coprogettazione proprio l'elemento base del confronto per piani di riabilitativi, assistenziali, progetti di vita, però direi meglio, no? Per persone con problematiche di salute o di cronicità. Ecco, partendo da questo tema del budget di salute, abbiamo proprio individuato la necessità di fare un percorso congiunto tra pubblica amministrazione, quindi operatori dei distretti sociosanitari, operatori delle ASL e operatori del terzo settore. In questo momento c'è un calendario molto ricco, fitto di docenti che provengono da tante esperienze, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, insomma, e altri, Caserta, che si confrontano con questo mix di operatori del terzo settore, ma anche volontari. E qui arrivo al tema: perché il centro di servizi, perché il volontariato? Ecco, il volontariato è una sentinella del territorio, sono cittadini attivi che conoscono i bisogni, che spesso conoscono anche delle risorse, che spesso mettono in campo delle proprie risorse per risolvere dei problemi che si pongono nei contesti di vita. Non parlo solo in ambito sociale, possiamo pensare anche a problemi di natura culturale o ambientale, no? Ma diciamo che questa spinta generativa che l'Italia, insomma, ormai da tanti anni, è una tradizione che anche Anna diceva, no, molto forte negli anni 80-90, si è un po' oscurata e ha necessità assolutamente di riprendersi, perché i volontari in questa fase della pandemia non possiamo non riconoscere, no, la grande spinta che hanno avuto proprio di supporto, di sostegno nelle situazioni di difficoltà. Sono stati coloro, a mio avviso, che hanno in modo forte incentivato quell'innovazione di cui appunto si parlava prima. Io adesso cito
alcuni servizi, no? Come i consultori familiari, piuttosto che le leggi sulla tossicodipendenza, sulla salute mentale, ma anche sul dopo di noi. Ecco, quanto di queste leggi, la cifra, insomma, innovativa che queste leggi hanno portato, non è venuta proprio dalla spinta che associazioni di donne, per esempio, vabbè, se penso anche a tutto il tema sulla violenza di genere, no? Ma insomma, associazioni di cittadini, di persone responsabili, non ha prodotto proprio quei cambiamenti, quelle trasformazioni di cui oggi in qualche modo anche attraverso la coprogettazione e la coprogrammazione stiamo parlando. Quindi c'è una radice che a mio avviso non deve essere dimenticata all'interno di questo panorama. Questa appunto che si insedia adesso all'interno del terzo settore, perché ovviamente siamo partecipi di questo grande cambiamento che la legge 106 e poi decreto di riforma, il decreto legge 117 hanno dettato, no? Anche i volontari fanno parte di questo grande aggio, le associazioni di volontariato fanno parte di questo grande aggio degli enti del terzo settore, ma non dobbiamo dimenticarci appunto questa loro presenza nei tavoli, nei momenti di confronto e di coprogrammazione. Proprio per quella, diciamo, radice che vi dicevo, di attenta cerniera tra bisogni sociali e istituzioni pubbliche, tra risposte che vengono date e nuove esigenze. Il Centro di Servizi per il Volontariato ha una funzione di supporto in tutto questo. Noi come Centro di Servizi, vabbè, il codice del terzo settore ci detta delle indicazioni molto precise, ci sono gli articoli 61, 62, 63 che riprendono anche qui, no, del pregresso che i centri di servizio hanno sempre portato avanti nella formazione dei volontari, nella loro diciamo nella consulenza, ma soprattutto anche nel sostenerli nella progettazione. E proprio per questo il Centro di Servizi del Lazio ha attivato già nel 2015 un percorso che è stato chiamato Laboratorio TEU, Laboratorio Territorio Europa, sempre anche qui nell'idea di mescolare, confrontarsi già nel momento della formazione, perché utilizzare gli stessi termini, avere le stesse visioni già a monte in una fase di confronto è importantissimo. Per questo prima così un po' sottolineavo quanto il dottor Marocchi diceva, è molto importante confrontarsi su certi termini, certe visioni, certi concetti per poter poi sviluppare quei legami, quelle azioni che dicevamo. Ecco, quindi noi abbiamo già in quel periodo attivato dei laboratori, immaginando la possibilità di dare alle associazioni l'accesso a quei fondi europei di cui di solito piccole associazioni non hanno possibilità di accogliere. Ma abbiamo anche poi quindi avuto il modo di sostenere le associazioni in alcuni progetti. Noi siamo presenti in tutta la regione perché siamo un centro di servizio regionale, quindi abbiamo case del volontariato in tutte le province e attraverso questo processo è stato possibile dare luogo a progetti per esempio sulla povertà o anche sulla povertà educativa. Ecco, questi passaggi, insomma, mi permetto anche io di aggiungere un pezzettino, ecco, la gradualità di questi passaggi, cioè passare da momenti di formazione a sperimentazioni, ad azioni progressive di collaborazione e quindi di mettersi alla prova congiuntamente, ha portato poi appunto ora a questo ulteriore passaggio collaborativo con la Regione Lazio, importantissimo, del budget di salute, per arrivare, io mi auguro e noi insomma ci auguriamo come centro di servizio, ma ovviamente se lo augurano le 2000 associazioni del Lazio che
che in questo momento operano su vari fronti e che sono state molto impegnate appunto anche sul tema della pandemia. Ecco, ci auguriamo che questa gradualità che ci sta portando oggi a questo confronto, ma domani io mi auguro veramente a una coprogrammazione più incisiva, come il piano sociale regionale poi insomma in qualche modo già prevede, e poi come la futura riforma, insomma la futura legge sul terzo settore della Regione Lazio sicuramente ci darà, ecco, questi elementi saranno a mio avviso le colonne, gli assi portanti sui quali sviluppare anche nella Regione Lazio nuove forme di coprogettazione, per passare dalla sperimentazione ad una vera e propria azione di sistema. Ecco, questa azione di sistema noi ci auguriamo che sia insomma sempre più incisiva, e vado alla conclusione del mio intervento per dire che ritornare un po' alla radice del motivo per cui il volontariato è stato anche insomma citato più volte da Mattarella in questi ultimi tempi come l'elemento di coesione sociale necessario per la tenuta del nostro paese. Il 7 febbraio, quindi un anno, 7 febbraio del 2020, poco prima che iniziasse la pandemia, Mattarella inaugurò a Padova, la capitale europea del volontariato, questo anno che poi è diventato un anno in realtà molto diverso da quello che noi immaginavamo, e aveva appunto Mattarella evidenziato come i volontari sono coloro che ricuciono i tessuti, i legami, le relazioni. Ecco, mi piace concludere con questa immagine. Mattarella è anche recentemente, con la nomina di alcuni alfieri della Repubblica, ha molto sostenuto l'idea di una solidarietà che si fa artefice di cambiamenti, ma anche di legami e di coesione contro la paura, contro le divisioni, contro qualsiasi muro che possa essere eretto. E allora quale migliore occasione che non questa, no, della coprogettazione, della coprogrammazione per ricostruire, ecco, questi legami. Noi come centro di servizio ne siamo assolutamente convinti, e quindi insomma siamo qui per sostenere i volontari nella loro azione e aiutare in questo processo di confronto e di costruzione. Grazie Cecilia, e ti ripasso la parola. Grazie mille, mi è sembrata un intervento molto, molto interessante, proprio per provare a guardare, no, la coprogettazione da un altro punto di vista rispetto a quello magari che è più legato appunto all'attenzione anche normativa, alle evoluzioni giuridiche, che è più spesso quello, no, dell'ente pubblico che si trova a valutare i pro e i contro della coprogettazione anche attraverso quegli elementi, e invece provare a guardare la coprogettazione dal punto di vista del volontariato, proprio come dicevi, come cerniera, no? Come possibilità di collegare strettamente la lettura dei bisogni, la vicinanza ai bisogni con gli interventi, le politiche e i progetti che si mettono in campo. Quindi grazie mille. Come ultimo intervento di questa sezione abbiamo quello del dottor Marco Perosa, che ci porta un altro sguardo ancora, altrettanto interessante. Noi collaboriamo da tanto tempo con la Fondazione Carisap, e ultimamente soprattutto proprio sul tema della coprogettazione, perché, come lui ci racconterà, hanno, come dire, si sono aperti a questa tematica, a queste esperienze, e hanno molto, come dire, che hanno molto sviluppato, e quindi ci porta un po' la sua esperienza e il punto di vista delle fondazioni come un altro dei soggetti che, diverso da quelli che abbiamo visto fino adesso, comunque può assumere la coprogettazione come modalità e come strumento possibile per promuovere interventi sul territorio. Prego Marco. Bene, grazie Cecilia, grazie di cuore, buongiorno a tutti, vi ringrazio gli organizzatori per l'invito.
Il tema della progettazione è un tema particolarmente caro alle fondazioni bancarie che negli ultimi anni si stanno cimentando in questa modalità di sperimentazione, proprio perché ci rendiamo conto che gli strumenti a disposizione per sostenere il terzo settore in modo più allargato alla comunità necessitano comunque di un processo di rinnovamento e di cambiamento. Parto da un'esperienza personale riguardo all'operatività della Fondazione Cassa del Risparmio di Ascoli Piceno. Per comprendere l'operatività della Fondazione Cassa del Risparmio di Ascoli Piceno vi descrivo sinteticamente qual è il contesto territoriale di riferimento, che è un contesto molto limitato ma allo stesso tempo che presenta alcuni livelli di complessità. Parliamo di 38 comuni, sono ubicati principalmente nella provincia di Ascoli Piceno, la popolazione è di 202.000 abitanti, quindi noi possiamo tranquillamente parificarlo per densità abitativa a un quartiere popoloso di Roma, e su questo quartiere popoloso di Roma la fondazione eroga mediamente 5 milioni di euro all'anno. Quindi è un microcontesto assimilabile a una piccola comunità solidale che però presenta una particolare condizione favorevole, tale da renderlo un buon banco di prova per formulare analisi, ragionare su soluzioni e soprattutto per permettere, per implementare forme innovative di intervento e sperimentare nuove strategie. Nella nostra comunità sono presenti proprio le tipiche dinamiche della crisi economica, della grande frammentazione sociale, la metà dei nuclei familiari è composta da una sola persona, gli anziani soli rappresentano un grande problema, c'è un problema oggettivo di invecchiamento, e poi abbiamo un ulteriore aggravante che è il sisma che ci ha severamente colpiti nel 2016 e che ha spazzato via piccole comunità montane che hanno deciso di trasferirsi nell'area costiera. Quindi ci troviamo in una situazione dove c'è un'emergenza, questa situazione di emergenza è sommata a fenomeni patologici di lungo corso, la provincia di Ascoli era il territorio di frontiera della Cassa del Mezzogiorno, quindi abbiamo avuto grandi insediamenti industriali di multinazionali, ma che negli ultimi anni hanno delocalizzato i processi produttivi all'estero e conseguentemente si è intervenuti su problemi importanti e significativi come quello dell'occupazione. E la fondazione che cosa ha fatto? La prima cosa da fare è quella di intervenire sul tessuto sociale, perché avevamo necessità di ricomporre un po' quella frammentazione delle comunità, e perché riteniamo che nelle comunità ci sono i valori forti e i dispositivi per realizzarli. Si è quindi operato per costruire un welfare che sia generativo, diverso dal welfare riparativo che tende comunque alla conservazione, e un'attenzione specifica è stata focalizzata sui rapporti che sono fatti di persone e competenze, quindi non sui servizi, il servizio è una conseguenza. Siamo partiti dalle persone, siamo partiti dalle competenze, perché agendo su di loro si può rinsaldare la comunità del paese, partendo proprio dalla consapevolezza che senza un'infrastruttura sociale solida non è neanche pensabile, immaginabile un'economia di mercato. Di che cosa ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto che lo Stato sociale, il welfare state, spesso fa fatica a gestire la coprogettazione e la partecipazione responsabile. Mi permetto di dire, di fare questa valutazione, ci troviamo in alcuni casi anche in una cappa burocratica amministrativa che può diventare limitante. Le fondazioni bancarie hanno un vantaggio importante, che è quello di essere un ente filantropico di diritto privato, e soprattutto ci rendiamo conto che il modello bipolare pubblico-privato fatica proprio a rispondere alle sfide in atto, e quindi ci troviamo dinanzi a una, la chiamiamo una dicotomia fallace, che necessita comunque di adeguarsi al tempo attuale, e il tempo attuale, lo sappiamo tutti, è caratterizzato da profondi cambiamenti. In questo contesto noi riteniamo che le tre dimensioni della rete di protezione sociale che chiamiamo welfare e che comunque concorrono proprio alla costruzione del tessuto e del benessere della comunità sono il pubblico, il privato e soprattutto il civile, il terzo settore, questo rappresentato dall'associazionismo, dalle cooperative, dalle imprese sociali e in modo particolare dal volontariato. Qual è la sfida? La sfida che ci siamo trovati ad affrontare è quella di trovare nuovi format per tenere vivi i valori comunitari in un contesto di profonda evoluzione, e soprattutto questi format dovevamo veicolarli presso istituzioni, mercati, proponendo quindi percorsi condivisi. Si parla spesso di coprogettazione tra pubblico e privato. La strategia di intervento della fondazione allarga anche al profit questa dimensione. Perché? Perché siamo assolutamente consapevoli perché se le comunità sono forti lo sono anche le istituzioni e i mercati. E il terzo settore non va visto come un mero erogatore di servizi, ma
mi piace riprendere una citazione, una bella definizione del professor Giovanni Fosti, che è il presidente di Fondazione Cariplo, dove parla di trama di comunità, cioè il terzo settore come trama di comunità, ovvero come un sistema di rapporti e legami di comunità. Ed è per questo motivo che diventa fondamentale, essenziale, quale compito di una fondazione, quello di sostenere il terzo settore proprio per tenere le maglie della rete sociale fitte e connesse. Nella strategia di intervento e di sostegno della Fondazione al terzo settore, noi abbiamo operato perché il terzo settore potesse diventare massa critica e consapevole, superando quindi le fragilità della frammentazione e favorendo processi aggregativi che hanno portato oggi ad Ascoli Piceno a costituire, su input della Fondazione Carisap, un'associazione di secondo livello che si chiama Bottega Terzo Settore e che in 3 anni conta nella propria base sociale oltre 190 organizzazioni no profit. Per sostenere i processi di costruzione di reti e sinergie, quindi per favorire l'emersione di idee, di progettualità, e ponendo particolare attenzione ai giovani e il loro coinvolgimento, la Fondazione ha pensato anche alla realizzazione di un luogo fisico in pieno centro storico di Ascoli Piceno, che non rappresenta solo una casa, ma uno spazio privilegiato di lavoro per il terzo settore. A ottobre 2019 abbiamo approvato il piano pluriennale triennale 2020-2022 e la Fondazione ha implementato la propria strategia di intervento, definendo una mission orientata alla generazione di rapporti e di sinergie tra il no profit, il profit e la pubblica amministrazione. Tale scelta è motivata dalla necessità di contaminarsi e contaminare il territorio con processi di innovazione che potessero superare sostanzialmente le barriere dell'autoreferenzialità e potessero accompagnare tutti gli attori decisionali verso un'unica visione territoriale. Quando parlo di autoreferenzialità, come fondazioni bancarie ci facciamo un mea culpa, perché le fondazioni bancarie nel corso degli anni passati sono state assolutamente molto autoreferenziali. In questo ambito specifico, quindi, la Fondazione ha previsto, oltre 15 mesi fa, l'adozione dello strumento della coprogettazione e della coprogrammazione. Perché? Perché siamo partiti dalla consapevolezza che la vera ripartenza ci sarà solo se torna la fiducia. Per generare fiducia bisogna ripartire dai legami di comunità. Per questo il radicamento, quindi, del terzo settore, delle cooperative, delle imprese sociali nel territorio, non è quindi qualcosa di strumentale nel fornire risposte e bisogni, ma rappresenta proprio il collante delle nostre comunità, cioè ciò che contribuisce veramente alla costruzione della coesione sociale. E ad oggi ci troviamo di fronte a un bivio: o ci rinnoviamo oppure ci spegniamo nella rassegnazione. Questa è la grande domanda che si pone la Fondazione. E quindi è necessario riuscire a aggregare che cosa? Non servizi, ma aggregare saperi, risorse, capitali, sia umani che economici. È necessario innovare, avviare processi di contaminazione, ibridazione, alleanze tra le imprese, il profit, il no profit e il mondo finanziario. In poche parole, il terzo settore è chiamato proprio a svolgere un ruolo attivo nelle comunità e deve diventare un punto di riferimento. E adesso arriviamo al dunque. Perché la Fondazione ha previsto l'adozione dello strumento della coprogettazione? Prima cosa, veramente ringrazio l'Istituto per la Ricerca Sociale che da oltre 2 anni ci ha accompagnato in questo percorso di conoscenza, di approfondimento della coprogettazione, ci supporta in modo eccellente nell'applicazione della metodologia con ottimi risultati. Noi abbiamo attivato nel 2020 3 tavoli di coprogettazione, uno sulla povertà economica e sociale, uno per la costituzione di un'accademia per la formazione e il lavoro per i disabili e il terzo tavolo per l'assistenza domiciliare per i malati oncologici e terminali. Ma i motivi veri per cui noi abbiamo scelto la coprogettazione come modalità privilegiata per piano pluriennale sono questi. Prima di tutto perché era necessario e è necessario favorire la costruzione di reti e sinergie tra le organizzazioni del terzo settore, perché è necessario passare da un modello competitivo a un modello inclusivo e di leadership partecipata. Se noi valutiamo e consideriamo la storia erogativa della Fondazione, abbiamo emanato tantissimi bandi, sono state sostenute tante progettualità, però in modo realistico dobbiamo dire che di queste progettualità ad oggi soltanto il 30% hanno assicurato continuità nel corso del tempo. Il modello del bando poi, adottato in modo esclusivo, favorisce l'emergere di una considerazione comune, cioè la Fondazione è un bancomat dove poter acquisire le risorse. Invece con la coprogettazione si passa da una logica di responsabilità singola a una logica dove le responsabilità è condivisa e solidale, e qui mi ricollego all'intervento del dottor Marocchi. In questo quindi contesto di profonda crisi economica e sociale ci troviamo di fronte a risorse limitate, far gareggiare in competizione privilegiando alcune organizzazioni rispetto ad altri
Riteniamo che favorisce un'impostazione selettiva di natura darwiniana dove i più forti e organizzati vincono e i più deboli rimangono ai margini. Per questo motivo è necessario applicare un modello dove il valore della rete della sinergia è superiore al valore della singola organizzazione. L'essere uniti, il sostenersi a vicenda, valorizzare le proprie competenze mettendole a disposizione degli altri, specializzarsi su ambiti specifici e settoriali, in modo che vengano generate economie di scala, ma ancor di più economie di scopo. Ma la sfida continua, perché la vera sfida è passare da una progettazione partecipata a un modello di cogestione di prossimità. Qui Ugo Di Ambrogio mi insegna che non è cogestione, ma coproduzione di prossimità, dove anche le organizzazioni più piccole e fragili hanno la possibilità di apprendere e di mettere al servizio le proprie capacità, in particolare il lavoro volontario. Ma perché la coprogettazione abbia successo, è necessario ricordarsi sempre che dietro un progetto, un'iniziativa, un intervento, in particolare in ambito sanitario, ci sono volti di uomini e donne che spesso soffrono e vivono ai margini della società. Non avere questo sguardo significa generare solo tecnicalità che, seppur validissime, non sono al servizio di nessuno ma soltanto di se stessi. L'utilizzo della coprogettazione può produrre effetti positivi se solo se viene legato a un processo di medio-lungo termine, ma soprattutto se solo se viene legato ad una visione strategica. Tale intervento, infatti, per l'esperienza di Ascoli Piceno, si è potuto realizzare perché ha trovato una comunità, in particolare un terzo settore, fertile all'ascolto e alla condivisione. La Fondazione, faccio qui un esempio, nel corso della costruzione del piano pluriennale, ha attivato un processo di ascolto, confronto, di studio, di analisi dei bisogni, di condivisione. Abbiamo coinvolto oltre 400 persone, sia del terzo settore, sia dei policy maker, sia del mondo imprenditoriale, nonché privati cittadini, perché anche la casalinga ha la possibilità di esprimere la propria idea e di manifestare il proprio bisogno. Ulteriori elementi cardine del modello di coprogettazione sono stati quelli sicuramente in una forte spinta al cambiamento, cercare e sperimentare soluzioni innovative, ragionare come sulla logica della sostenibilità degli interventi. Ma soprattutto ci vuole apertura e condivisione per far sì che le esperienze autonome e distinte possano conoscersi e contaminarsi. Alcuni suggerimenti. Noi riconosciamo, dal punto di vista metodologico, riconoscere prima di tutto la diversità come risorsa. Infatti non serve coprogettare con chi ne sa quanto me, ma serve che qualcuno abbia visioni e competenze diverse dalle mie. Riconoscere e svelare i pregiudizi reciproci per abbatterli. Fare coprogettazione non è semplice, è difficile, ma le questioni vengono poste sul tavolo, mai gestite al di fuori del tavolo. Valorizzare e riconoscere gli obiettivi e i valori che si hanno in comune e soprattutto, che questa è la dimensione nuova, è il pensarsi come soci, ovvero come partner di un'impresa comune che va oltre l'appartenenza delle singole organizzazioni. La coprogettazione quindi è un processo ricorsivo, bisogna lavorare su ogni fase, su ogni obiettivo raggiunto, bisogna continuamente migliorarlo. Così come la coprogettazione può favorire il cambiamento sociale in modo diretto, perché migliorando la vita all'interno dei gruppi e delle reti aiuta a raggiungere gli obiettivi e aumentare l'efficacia delle singole azioni. In modo più indiretto, la coprogettazione permette di sperimentare nuove forme di convivenza sociale, favorisce la crescita individuale del gruppo rispetto alla gestione delle diversità e dei conflitti. In modo più indiretto ancora e profondo, la coprogettazione noi riteniamo che aiuti le persone a crescere e trasformarsi. Solo in questa fase storica, che richiede un po' di transitare da un paradigma competitivo a una visione collaborativa, dove il bene personale può essere soddisfatto solo attraverso la costruzione di un bene comune, dove il bene individuale e collettivo non può essere più visto in contraddizione, ma come l'uno necessariamente incluso nell'altro. Quindi la vera sfida è quella di alimentare processi generativi attraverso patti di fiducia e di reciprocità, non affidandosi unicamente ai contratti e alle norme codificate. E qui qual è il ruolo delle fondazioni? E chiudo. Il compito della fondazione è quello di sperimentare nuove soluzioni, anche fallendo, perché sperimentando nuove soluzioni possiamo restituirle funzionanti come linee di lavoro per tutti. Sperimentare prospettive di innovazione sociale. Oggi le fondazioni devono essere guardate e devono diventare come agenti di sviluppo, non come agenti di erogazione, o meglio, come quelle agenzie che valorizzano tutte le risorse, non solo economiche, ma soprattutto le competenze tecniche, relazionali, finanziarie e progettuali, soprattutto in una misura, in una logica di misurazione d'impatto. In poche parole, noi ci immaginiamo che le fondazioni debbano diventare facilitatori per una rinnovata regia territoriale,
fornendo strumenti, risorse economiche, risorse strategiche, ma ancor di più occasioni di confronto. E ciò è possibile e naturale, visto che le fondazioni non sono portatrici di interessi propri, ma sono portatrici di interessi di comunità. Il tempo a disposizione è terminato. Vi lascio con una citazione, una frase del filosofo Hume, che nel 1740 ha scritto il Trattato sulla natura umana e che può comunque dare un senso al nostro agire. Questa è stata una citazione che mi ha colpito nel quotidiano in modo particolare. Hume dice: il tuo grano è maturo oggi, il mio lo sarà domani. Sarebbe utile per entrambi se oggi io lavorassi per te e tu domani dessi una mano a me. Ma io non provo nessun particolare sentimento di benevolenza nei tuoi confronti e so che neppure tu lo provi per me. Perciò io oggi non lavorerò per te, perché non ho alcuna garanzia che domani tu mostrerai gratitudine nei miei confronti. Così ti lascio lavorare da solo oggi e tu ti comporterai allo stesso modo domani. Ma il maltempo sopravviene e così entrambi finiamo per perdere i nostri raccolti per mancanza di fiducia reciproca e di una garanzia. Vi lascio con questa frase per dire: non credo che sia uno dei tanti strumenti la coprogettazione. Io credo che sia una strada chiara e certa che tutti quanti possiamo perseguire nei prossimi anni per costruire e ricostruire il tessuto sociale. E ad oggi, per le iniziative messe in campo dalla Fondazione, possiamo ritenerci assolutamente contenti della strada intrapresa. Grazie. Grazie Marco, anche di questa riflessioni tante ricche che ci hai portato. Dobbiamo lasciare la parola alla prossima sessione, però mi sembrava interessante richiamare, tra le tantissime cose che sono state dette, che non si possono richiamare tutte, però mi sembra che ci sia stato un elemento che è, come dire, ha collegato anche tutti questi interventi che abbiamo appena sentito, che è il tema della costruzione di una visione strategica, che se in un comune può costituirsi, rappresentarsi in un regolamento, in una fondazione può costruirsi come un piano strategico pluriennale, però l'idea che la coprogettazione oggi possa non essere più connessa a specifiche esperienze in cui si va a costruire un progetto, un intervento attraverso la modalità della coprogettazione, ma possa essere assunto all'interno di una visione strategica di medio-lungo periodo che vada poi a orientare tutti i soggetti che sono coinvolti, fornendo una visione, una metodologia, degli strumenti, un linguaggio. Si parlava per esempio con Paola Capoleva del tema della formazione congiunta e quindi delle opportunità concrete attraverso cui quella visione strategica collaborativa può essere messa in campo. Io con questo vi ringrazio ancora, chiuderei questa sessione, lascio la parola a Ugo De Ambrogio che ci presenta invece, proseguiamo con le esperienze territoriali. Molto bene, grazie. Siamo perfettamente in tabella di marcia, per cui invito a accendere la telecamera Francesca Di Pietro del Comune di Mentana, Mascia Marchetti della Società della Salute Pisana, Paola De Riù del Distretto C dell'ASD di Viterbo e Anna Borrà del Consorzio Conisa. Ben arrivati. Introduco con due osservazioni anche che fanno un po' da ponte rispetto a quanto abbiamo ascoltato fin qua e per anche rendere conto di molte delle domande che sono arrivate. Abbiamo più di 1100 persone collegate, per cui sono venute molte domande. Intanto a me sembra davvero interessante gli stimoli che sono arrivati proprio in questa logica di cambio di paradigma, almeno potenziale cambio di paradigma, come dicevano bene in particolare Gianfranco Marocchi, da una dimensione competitiva ad una dimensione collaborativa. E mi sembra molto interessante, come dire, attrezzarsi per agire questo cambio di paradigma utilizzando gli strumenti che abbiamo a disposizione e non bruciandoli.
che quando le cose vanno di moda può essere un pericolo che si corre. E dunque la presentazione in quest'ultima sessione di una serie di testimonianze che riguardano la coprogettazione in azione ha proprio questo obiettivo, quello di dare un po' di dimensione operativa su dove e come fare la coprogettazione e anche quali ostacoli si sono incontrati e strategie si sono potute adottare per fronteggiare questi ostacoli. Due cose sulle domande arrivate fin qua. Ci sono molte domande di richieste di approfondimento di alcuni dei temi trattati. Rispetto a questo, se non arriveranno ancora suggestioni, invito comunque a visitare la sezione di wellforum.it che riguarda il terzo settore coprogettazione, dove trovate contributi di tutte le persone anche presenti nel webinar di oggi, Santuari, Marocchi, Guidetti e quant'altri, che vi possono effettivamente fornire occasioni di approfondimento su alcuni degli aspetti che magari a tutti non sono chiari. C'è una forte richiesta di documentazione. Nel giro di pochi giorni vi invieremo le modalità per accedere e aderire alla nostra comunità di pratiche che raccoglierà tutta la documentazione che anche oggi è stata citata, proposte di legge della Regione Lazio per dirne una, regolamenti disponibili che si incontrano nei territori, linee guida anche provenienti da altre regioni. E questo è un altro aspetto, credo che sia molto importante per attrezzarci nel condurre questi tipi di percorsi. Altre domande riguardano il come fare coprogettazione e in quali settori, e su queste credo che potremmo avere delle risposte anche dagli interventi, dalle testimonianze che si succederanno ora. Per cui, riservandomi poi di fare qualche osservazione conclusiva, partirei. Abbiamo quattro esperienze nell'ordine che abbiamo dato. La prima è del comune di Mentana, interverrà la dottoressa Francesca Di Pietro, e è una sperimentazione che riguarda come contenuto l'housing sociale. La seconda viene invece da una società della salute pisana, interverrà la dottoressa Masha Marchetti, e i contenuti specifici della coprogettazione sono cittadini di paesi terzi. La terza è una coprogettazione che riguarda il dopo di noi, e interverrà la dottoressa Paola De Riu del sovrambito di Viterbo, Viterbo 4 e Viterbo 5 dell'AS di Viterbo, e in conclusione la già citata esperienza Marocchi, esperienza che presenterà Anna Burran del consorzio oddio, in questo momento mi sfugge il nome, aspetta che te lo dico, del CONISA, e che abbiamo lasciato per ultima, last but not least, perché è una coprogettazione che sta esitando in significative potenzialità di coprogrammazione, che è il tema che ancora è poco frequentato, ma che probabilmente sarà una delle strade percorribili con grandi potenzialità nei prossimi mesi. Per cui la carne al fuoco è molto interessante. Partiamo dalla Francesca Di Pietro, assistente sociale del comune di Mentana. Sì, buongiorno a tutti. Riuscite a vedere la slide? Sì. Bene, ok. Allora, io mi presento, sono Francesca Di Pietro, sono un'assistente sociale e innanzitutto ci tengo a ringraziarvi per l'opportunità che ci date a nome dell'amministrazione comunale e del mio responsabile che è il dottor Claudio Renzi.
Allora, l'esperienza che vi portiamo è, si sta tutt'oggi realizzando sul territorio del comune di Mentana. Mentana si trova in provincia di Roma ed è un paese di circa 23.000 abitanti. Abbiamo realizzato in coprogettazione degli interventi di housing sociale ad alto contenuto educativo rivolti a famiglie in situazioni di fragilità. Ora, abbiamo avuto concessione 7 immobili, 7 unità immobiliari confiscate alla criminalità e partendo da questo e dalla necessità, vista l'analisi del territorio, comunque dove è presente un'emergenza abitativa importante legata a tutta una serie di altri bisogni, sono state utilizzate queste unità per creare un progetto di housing sociale, dove attualmente sono ospiti 4 nuclei familiari. L'obiettivo del progetto è quello di attivare strategie di coping, di problem solving e di valorizzare le risorse personali, familiari e sociali dei soggetti coinvolti attraverso tutta una serie di azioni che vanno dal sostegno alla genitorialità, all'assistenza domiciliare, alla ricerca di lavoro. Abbiamo coprogettato in che modo? Allora, siamo partiti in questa esperienza del tutto nuova per noi e per le nostre esigue risorse anche di personale, noi siamo 2 assistenti sociali su questo grande territorio, con una struttura, con un'istruttoria di evidenza pubblica, proprio per l'individuazione di organismi del terzo settore che volessero con noi coprogettare. E il 31 ottobre del 2018 si è stipulata la convenzione che a tutt'oggi è in auge, perché ha la durata di 3 anni, e con la quale abbiamo iniziato questa esperienza, insieme alle 2 cooperative che si sono associate ai nati, che sono la cooperativa CEAS e la Lanterna di Diogene, entrambe realtà che su questo territorio lavoravano da tempo, con le quali quindi già avevamo avuto esperienze di collaborazione, ma non di coprogettazione. Allora, quello che volevamo, insomma, quello su cui ci vogliamo soffermare sono in realtà le criticità che abbiamo incontrato e anche soprattutto le opportunità che invece abbiamo visto nella coprogettazione. Perché è vero che all'inizio è stato molto difficile, diciamo così, impiantare tutto il sistema, no? Nella fase preliminare di avvio c'è stata veramente da parte dell'ente un grosso impegno e anche a comprendere quali dovessero essere i corretti procedimenti da attivare e anche la necessità poi di essere cogestori in tutto, diciamo, il percorso. Quindi questo è stato sicuramente quello che in avvio è stato per noi più complicato da gestire. Però sicuramente quello su cui invece è opportuno soffermarci sono le opportunità che questa sfida di progettazione in qualche modo ci ha portato. Innanzitutto la possibilità di attivare un servizio che fosse flessibile. In che senso? Nel senso che poi attraverso questa costante attività, questo tavolo di progettazione, di coprogettazione sempre aperto, si arriva attraverso attività di monitoraggio, verifica, a una correzione delle azioni che consentano di essere sempre più rispondenti ai bisogni che si rilevano, lavoriamo con le persone. Quindi è chiaro che quello che magari oggi pensiamo, domani potrebbe essere in qualche modo stravolto e debba essere corretto. Il lavoro di rete, di cui tanto ci piace parlare, ma la possibilità di confrontarsi con professionali diversi, soprattutto in quella che è la solitudine della cabina di regia comunale, mi permetto di dire, perché a volte ci troviamo poi da soli, no? A dover fronteggiare, per cui l'importanza di potersi mettere a confronto con delle realtà e delle professioni diverse che operano nel territorio. Non ultimo, certamente, la possibilità di un cofinanziamento dei partner privati non ci è dispiaciuto affatto, così come la possibilità di portare una riduzione della spesa, volta però non in termini economici, ma proprio in termini di riprogettare in maniera diversa rispetto a quelli che sono gli strumenti tradizionali. Quello che quindi quello che la coprogettazione ha portato e sta portando sul nostro territorio, poi ripeto, un'esperienza sperimentale che avremmo piacere di ripetere e speriamo che possa essere ripetuta anche in ambito distrettuale, non solo comunale, ma è il fatto che ci siamo resi conto che in questo modo è possibile e si sta arrivando a creare quella che è una comunità solidale. Una comunità dove veramente più alla portata delle persone, dove si lavora per le persone, con le persone, in un'ottica non solo promozionale e preventiva, ma in un'ottica anche riparativa
e di creazione di un bene comune. Questo è quello che insomma volevamo portarvi come esperienza. E vi ringrazio per questa opportunità, perché per noi, insomma, che abbiamo sperimentato questa la coprogettazione, è veramente importante anche confrontarci con delle realtà che sicuramente hanno più esperienze, hanno avuto già avuto modo di lavorare su questi temi. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie a lei, Francesca. Può riprendere fiato. Ho paura di avervi stressato un po' sui tempi. Mi scuso, ma va benissimo, è stata una comunicazione molto efficace e mi piace, fra le cose che ci diceva, sottolineare anche, come dire, perché forse non è ancora stato fatto a sufficienza, l'aspetto che questa rappresenta anche una opportunità di integrare competenze professionali diverse, no? Non si tratta soltanto di mettere insieme soggetti organizzativi, ma anche persone che ne sanno diversamente sullo stesso tema e si possono alimentare e arricchire offrendo punti di vista e angolature diverse nell'affrontare un contenuto anche, come dire, innovativo come quello di housing sociale che voi nella vostra esperienza proponete. Pertanto, grazie. Procediamo con la nostra rassegna, è il momento di Masha Marchetti, della Società della Salute Pisana. La vostra esperienza di coprogettazione riguarda interventi integrati rivolti a cittadini di paesi terzi. A te la parola. Grazie, buongiorno. Vorrei, le slide non si vedono, vero? Non si fa, amico. Aspettiamo un momento, vediamo se riusciamo a inserirle. L'ho resa relatore adesso, non avevo capito che avesse le slide, dovrebbe avere la possibilità di condividerle. Cosa devo fare? Qui, vediamo il tuo computer. Ora vedete? Sì, vediamo il tuo video. Bene. Innanzitutto anch'io vorrei ringraziarvi per l'invito e vi ringrazio anche la direttrice della Società della Salute, la dottoressa Ghilli. La Società della Salute è un ente del servizio sanitario toscano e dalla forma giuridica del consorzio ed è composto dai comuni afferenti alla zona sociosanitaria e dall'azienda ASL. Nel caso della zona pisana è composta da 9 comuni più l'azienda USL Toscana Nord Ovest. L'esperienza che vado ad illustrarvi è un'esperienza che è stata attivata nel giugno del 2020 e si è conclusa ad ottobre del 2020. E abbiamo appunto attivato... Ti chiedo scusa, al momento noi vediamo la tua posta elettronica, credo. Aspetta. Vorremmo violare la privacy e dovresti attivare le slide. Allora, come si fa? La presentazione. Dov'è? Scusate, Dov'è? Prego. Okay. Non lo vedo. Non ci riesco, scusate, siamo anche in tanti prima. Ci sa. Allora, sarò costretta a non utilizzare le slide, perché non riusciamo a condividerle, cercherò di stare comunque nei tempi. Allora, non c'è problema. A questa stregua ti chiederei di togliere la condivisione dello schermo, così non vediamo il tuo privato. Perfetto, grazie. L'ho tolta? Sì, va benissimo. Allora, dicevo che abbiamo attivato questo percorso a giugno
pubblicando un avviso pubblico appunto rivolto ai soggetti del terzo settore. L'obiettivo era quello di realizzare un sistema integrato di servizi rivolto a persone dei paesi terzi che si va a ispirare al modello del one stop shop europeo, ovvero punti di accesso e presa in carico integrata per le persone straniere che appunto che riuscissero a costruire una rete tra i servizi offerti dalla pubblica amministrazione e le opportunità presenti sul territorio. Nell'avviso abbiamo cercato nella premessa di costruire una sorta di profilo di salute, ovvero indicando tutti quei dati di servizi e di servizi della pubblica amministrazione che avevano la necessità di essere messi in rete. Bene, e abbiamo suddiviso il percorso in tre fasi. La prima fase ovviamente riguardava la missione alla vera e propria coprocettazione in presenza dei requisiti di carattere generale, professionale e tecnici qualitativi. Mi soffermerei su quelli tecnici qualitativi perché noi avevamo chiesto una comprovata esperienza senza indicare esattamente il numero degli anni, no? Come si fa almeno come si fa anche nelle gare o anche nelle nostre precedenti coprocettazioni. Perché guardavamo appunto all'aspetto proprio qualitativo. Terzo elemento era la richiesta anche nel nostro caso di un cofinanziamento che non poteva essere al di sotto del 20% delle risorse che la SDS rendeva disponibili, che in questo caso erano 100.000 euro l'anno. Inoltre i soggetti per essere ammessi alla fase di coprocettazione dovevano presentare una proposta progettuale che doveva comunque raggiungere un punteggio minimo in base a dei criteri che erano illustrati nell'avviso. E questo aspetto, diciamo, cioè noi abbiamo ammesso anche più soggetti alla coprocettazione, perché ovviamente avevamo assegnato un punteggio, diciamo, una soglia minima. Nella nostra esperienza sono stati ammessi alla coprocettazione ben 4 soggetti. E questo proprio perché, rispetto anche a quello che è già stato detto molto, molto, anzi benissimo anche dai relatori precedenti, il nostro obiettivo era proprio di arricchire la nostra conoscenza e di creare, diciamo così, e di rafforzare anche la coesione sociale. Quindi avevamo interesse a che più soggetti molto diversi tra loro partecipassero alla seconda fase, tant'è vero che abbiamo associazioni di volontariato, cooperative sociali e anche un'associazione di promozione sociale. Gli ostacoli, la terza fase, una volta ammessi alla seconda fase, veniva poi avviata la vera e propria fase di elaborazione del progetto esecutivo. Durante questa fase abbiamo elaborato in condivisione con i partner una sorta di disciplinare, proprio per darci un metodo di lavoro durante i tavoli, quindi partecipazione delle stesse persone, indicazioni dei calendari e altri poi aspetti che riguardavano l'elaborazione di verbali che andavano poi sottoscritti. Insomma, è stato un lavoro piuttosto serrato. A conclusione, la terza fase si concludeva con l'elaborazione del progetto esecutivo, la sottoscrizione di un accordo di collaborazione ai sensi della 241 e la successiva sottoscrizione di un ATS tra soggetti partner e società della salute, di cui la società della salute è soggetto partner, soggetto capofila. Gli ostacoli che abbiamo incontrato. Allora, il primo è stato elaborare ovviamente un progetto esecutivo coerente che valorizzasse allo stesso tempo l'esperienza dei partner, molto diversi.
tra di loro, di valorizzasse le diverse culture organizzative dei soggetti sempre partner, proprio per, anche per le diverse dimensioni, dalla cooperativa alla piccola associazione. Terzo, valorizzasse poi le reti dei singoli partner che ne facessero appunto, che appunto valorizzare le reti dei singoli partner che avevano poi indicato nelle loro proposte progettuali. E l'altro ostacolo incontrato è stato ovviamente la conduzione di processi complessi di negoziazione. E perché? Perché ci siamo resi conto che è necessario avere delle skill progettuali, skill tecnico-amministrative e skill di negoziazione. Pertanto, ovviamente, il percorso di più il processo è complicato, più richiede anche da parte della pubblica amministrazione un investimento nella formazione degli operatori che ne prendono parte. Perché ovviamente, e non solo di uno, ma appunto di tanti, possono essere più di uno, appunto, che ha in possesso delle skill che ho appena indicato. La terza difficoltà incontrata è ovviamente quella degli enti del terzo settore ad uscire dal paradigma della prestazione corrispettivo verso il paradigma di cogestione di corresponsabilità. Noi abbiamo cercato, rispetto a questa difficoltà, di affrontarla e di cercare di superarla, almeno diciamo, mettiamola così, dal punto di vista formale della scrittura, nell'ATS. Abbiamo previsto infatti la costituzione di equipe multiprofessionali a cui ovviamente prendono parte i soggetti partner, una cabina di regia che ha il ruolo di verifica dell'andamento del progetto, ovviamente di cui fanno parte i soggetti partner, di stabilire se all'interno della cabina di regia quali sono gli indicatori per valutare anche poi gli esiti del progetto, e soprattutto poi abbiamo sottolineato l'aspetto della corresponsabilità, quindi anche della, diciamo così, del cambio di rapporto che c'è tra la pubblica amministrazione e l'ente del terzo settore, anche tra enti del terzo settore e gli utenti dei nostri servizi. Rispetto ai vantaggi, sicuramente per quanto possa essere faticoso un percorso che per quanto ci riguarda è stato anche piuttosto lungo, è la generatività della procedura stessa, perché ci siamo resi conto che la condivisione e la conoscenza, diciamo, dei nostri partner ci ha permesso anche di individuare degli obiettivi ulteriori a quelli che ci eravamo dati come pubblica amministrazione. Quindi sicuramente è un percorso che diciamo circolare, no? Che dalla coprogettazione ci porta poi anche alla coprogrammazione, individuando degli obiettivi che appunto noi non ci eravamo ancora dati. Inoltre, lo sviluppo, anche un altro vantaggio è stato sicuramente lo sviluppo di capacità integrate tra il sistema dei servizi e la rete dei servizi presenti sul territorio. E l'altro aspetto è la corresponsabilità e la cogestione come uno spazio di azione pubblica che sicuramente aumenta la tutela dei cittadini. Grazie. Grazie, grazie Masha. Anche qui contributo molto interessante, visto che avevi anche fatto la fatica di fare delle slide, ne approfitto per dire che, se ci autorizzate, metteremo le slide sul sito, comprese le tue, che così possono essere rese disponibili. E lo faremo nel giro di un paio di giorni sul sito wellforum.it, per cui i materiali, come dire, già pronti di questo incontro li potete trovare in quel luogo. Una reazione semplice alla tua comunicazione: ho trovato molto interessante questa sottolineatura all'incontro fra culture organizzative diverse,
che mi viene anche da mettere assieme con l'osservazione che faceva prima Marco Perosa a proposito dei pregiudizi in campo che si possono incontrare. E mi sembrava molto utile pensare alla coprogettazione come un'opportunità per contaminarsi con soggetti diversi da noi, che hanno delle visioni, proprio delle culture organizzative diverse, e non come una opportunità malsana di portarsi a casa un tornaconto negativo del tipo tanto lo sapevo che con quello non ci sarebbe stato niente da fare. Se una coprogettazione finisce con tanto lo sapevo che con quello non ci sarebbe stato niente da fare, abbiamo perso tutti e abbiamo bruciato una grande opportunità. Se una coprogettazione è una modalità di lavoro che anche dal punto di vista metodologico si mette nei confronti dell'altro in una posizione di aspettativa propositiva, all'altro do una chance perché può metterci qualcosa di diverso da quello che già ci metto io, allora sicuramente, come dire, siamo sulla buona strada, come tu ci hai anche descritto. Bene, grazie, procediamo con Paola Del Rio, coordinatrice sociosanitario del distretto C dell'ASL di Viterbo. Prego Paola. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito e grazie per questa occasione di confronto e di scambio. Noi siamo una realtà territoriale, io sono della sanità, porto un'esperienza di coprogettazione e co-costruzione di 5 gruppi appartamenti del dopo di noi, quindi con un finanziamento regionale dovuto a, chiaramente all'assessore Troncarelli e con il pungolo della Tiziana Biordini. Perché? Perché questo finanziamento regionale andava agli uffici di piano che si erano riuniti in un sovrambito. Noi come realtà del Lazio siamo molto complessi a livello organizzativo, perché abbiamo, se dobbiamo cominciare a pensare a costruire budget di salute per la singola persona, per poi arrivare a costruire un budget di salute per la comunità, noi abbiamo una realtà estremamente complessa, perché abbiamo dei fondi che sono quelli del Servizio Sanitario Nazionale, che arrivano alle ASL, alle aziende sanitarie locali, dei fondi sociali che arrivano in parte agli uffici di piano e in parte ai singoli comuni, e questi due pacchetti economici vanno integrati con tutto il mondo, sul bisogno della persona. Quindi costruire un progetto fra enti diversi, quindi noi dovevamo andare a costruire su input della regione e fare un percorso, finanziare dei percorsi per le autonomie delle persone con disabilità, dovevamo andare a integrare prima di tutto teste diverse, quindi l'ufficio di piano, i comuni che hanno un'organizzazione di lavoro di un certo tipo, e si ragiona anche con il codice degli appalti. Dovevamo andare a integrare l'azienda ASL, che è dentifistica, che ha un direttore generale, poi direttore di distretti, poi al coordinatore sociosanitario, che ragiona anch'essa nell'interesse della persona, ma con un'ottica economica di appalto, di dare in appalto un servizio con personale esterno e personale interno. Per cui noi andavamo a costruire un pensiero su un territorio, se potessi andare al disegnino della cartina, su un territorio dove agivano l'ASL, gli enti locali, e soprattutto una ricchezza estrema di compagini sociali, enti gestori già di strutture per persone disabili, radicati sul territorio, che conoscevano i ragazzi, conoscevano il territorio e avevano una storia di presa in carico congiunta con gli operatori dei comuni, con gli operatori della ASL. Per cui su questa ricchezza, ringraziando il cielo, di già presenti centri diurni e case famiglia, abbiamo sentito l'esigenza di orientare le domande del gruppo per il dopo di noi, quindi per l'accompagnamento, in un certo modo. Perché? Perché ci siamo messi tutti intorno a un tavolo
L'ufficio di piano del Comune Capofila di Vetralla ha convocato ufficialmente tutte le compagini presenti sul territorio, ha convocato dai vertici aziendali ai direttori del servizio disabile adulto e del distretto, ha convocato i colleghi anche dei comuni, gli assistenti sociali che lavoravano nei due uffici di piano, quello del comune di Vetralla e quello di Nepi, per cominciare a ragionare insieme come poter far partire un progetto di questo genere nell'interesse dei ragazzi. E cosa è uscito fuori? Parlando con i colleghi delle cooperative, che erano enti gestori per la parte socio-assistenziale, la famosa legge 41 della Regione Lazio, per quel pacchetto. Parlando con gli operatori della ASL, che erano quelli che avevano il pacchetto sanitario e abitativo degli stessi ragazzi inseriti nei centri sociali e della legge 41, abbiamo fatto un'analisi, abbiamo visto che la necessità che emergeva dai colleghi delle compagini sociali come dagli operatori della ASL era quella di strutturare servizi leggeri per di residenzialità leggera. Perché questi servizi leggeri? Perché i nostri ragazzi che già erano inseriti in casa famiglia o stavano in centri di urgenza avevano già effettuato un percorso di autonomia e avevano bisogno di sganciarsi da una struttura sufficientemente protettiva per fare i loro passi e andare verso un'autonomia anche di abitazione e di autogestione. Come abbiamo fatto questo grosso lavoro? Aspetta. Quindi intanto abbiamo dovuto coinvolgere tutte le assistenti sociali dei 24 comuni, i colleghi delle cooperative, i colleghi della ASL, per far sì di sensibilizzare le famiglie o gli amministratori di sostegno e i ragazzi stessi per orientarsi a fare la domanda, affiancarli nel fare la domanda, consegnare la domanda all'ufficio protocollo perché è per legge, stabilire tutto quanto, quindi avere un pacchetto di domande di persone che erano già sensibili e volevano accettare un percorso di autonomia anche presso un'abitazione autonoma, un gruppo appartamento con gli amici. Quindi questo è stato un grosso lavoro, però ha portato ad avere un pacchetto di circa 50 domande e a questo punto con le domande protocollate e pronte si è andato a lavorare sulla valutazione delle domande per vedere se c'erano i prerequisiti di autonomia, perché dovevamo andare a costruire un pacchetto specifico per un'autonomia leggera e fare un budget di salute col finanziamento ASL, il finanziamento del fondo sociale e la compartecipazione dei ragazzi e delle loro famiglie qualora fossero esistenti, si doveva fare un ragionamento proprio di analisi della singola domanda e della singola persona. Per cui abbiamo fatto questa ricognizione congiunta insieme alle cooperative e abbiamo valutato insieme alla ASL e le cooperative e i colleghi del comune, eleggendo circa tra queste 30 domande, 30 ragazzi in possesso delle autonomie di base per vivere in una struttura residenziale leggera. A questo punto sono successi le criticità. Perché? Perché noi dovevamo mettere insieme soldi, io parlo molto basic, denari della ASL, denari dell'ente locale, denari delle famiglie, perché se no la sostenibilità in un gruppo appartamento non si riesce a raggiungere. Noi eravamo fortunati perché come azienda sanitaria locale, con gli stessi ragazzi, avevamo in essere dei piani assistenziali individualizzati con una pesatura economica di operatori che intervenivano per la riabilitazione. E questo pacchettino per quei ragazzi, questi 20 ragazzi che poi sono stati orientati per questi gruppi, quindi 5 gruppi appartamento di 4 ragazzi per uno, noi abbiamo, mettendo insieme i pacchetti riabilitativi a livello economico della nostra ASL, raggiungevamo una certa cifra, un certo pacchetto economico che ci permetteva di ipotizzare 50 euro al giorno per la parte riabilitativa, quindi con personale sanitario riabilitativo.
Parimenti, e lì sono stati brevissimi i colleghi dell'ufficio di piano, noi ci conoscevamo, abbiamo un rapporto fiduciario tra colleghi, tra professionisti della ASL e professionisti dell'ente locale e soprattutto i colleghi delle cooperative, quindi c'era già di base un'integrazione professionale. L'integrazione organizzativa, quando c'è un'integrazione professionale, si raggiunge, e l'istituzionale a livello di vertice, quando c'è una base forte che comunque collabora e che porta documentazione adatta e spendibile, si raggiunge anche quella istituzionale. Per cui siamo riusciti ad arrivare a dire: noi ci possiamo mettere, il mio direttore, il dottor Marco Marcelli, la mia direttrice della, possiamo mettere circa 50 euro al giorno al ragazzo. L'ufficio di piano capofila insieme all'ufficio di piano di NEPI, quindi erano due gli uffici di piano, facendo i conti con il fondo della Regione Lazio, arrivava a mettere 23 euro a giorno, più i ragazzi dove avrebbero dovuto mettere la compagna e quant'altro. Con le compagini, in questa riunione plenaria, abbiamo detto: noi possiamo mettere questo, questo è quanto abbiamo di sostenibile nel tempo per poter fare 5 gruppi appartamenti. Ce la fate voi a reggere con questa cifra? E lì è stato fatto il lavoro della brava massaia: quanto costa l'operatore, quanto costa lo psicologo, quanto costa l'educatore, quanto costa la casa in affitto, perché noi non avevamo disponibilità di beni, quanto costano le utenze. Siamo riusciti comunque a fare questo pacchettino, con all'inizio un po' di resistenze. Poi ci stava il responsabile dell'ufficio piano di Vetralla, che è un amministrativo serio di quelli del comune, che quando ha visto un po' di titubanze per rientrare nel budget economico ha detto: sentite, poi sentite, questo è quanto ci possiamo mettere. Se non va bene, non vi mettete d'accordo in coprogettazione, per affidamento in coprogettazione, io faccio l'appalto, chi vince vince, ci se le prende tutte e cinque. A quel punto noi ci siamo guardati operatori gelati, proprio gelati, perché non volevamo un'uscita del genere, mi sembrava proprio dirompente. E invece è servita, perché qua pianino pianino abbiamo ricuscito, siamo riusciti a trovare questo pacchetto. Quindi, successivo light, fatta questa cosa, siamo andati a trovare questi gruppi. Quindi abbiamo cercato gruppi appartamenti sul territorio, vicino alle strutture che gestivano già le compagini sociali. È stato un pochino complesso questo percorso, perché quando siamo andati poi a fare i conti, e sempre con i ragazzi delle cinque compagini, che ci sono le fotografie qua sotto, quindi abbiamo fatto proprio i conti della massaia: quanto costa l'affitto, quanto costa mettere un'utenza telefonica, un'utenza di gas, un'utenza di luce, dare la caparra per fermare l'appartamento. I ragazzi sono questi, ce la facciamo? Sì, ce la possiamo fare, sono anche amici tra di loro, vanno d'accordo, si sono già creati i gruppetti. A questo punto la cosa grossa è stata la consulenza della regione, perché le compagini nostre non ce la facevano a sostenere la partenza di 5 gruppi appartamenti. Noi abbiamo fatto questo lavoro nel 2019, quindi è stato proprio una cosa sperimentale, con grossa fatica ci siamo inventati il mondo. Per cui abbiamo telefonato disperati alla regione dicendo: sentite, dateci una mano per l'atto amministrativo fatto dal comune capofila di Vetralla, dateci una mano per l'atto amministrativo, è tutto in ordine, abbiamo citato le leggi giuste, però ci dovete autorizzare, cioè consigliare e autorizzare ad andare in start-up, cioè loro non reggono, non ce la fanno, noi dobbiamo essere autorizzati ad anticipargli almeno 6 mesi di pacchetto economico per partire. La regione ha detto che non ci sono problemi per fare un contratto con una start-up iniziale. Per cui a questo punto abbiamo fatto i 5 incontri con le 5 compagini, abbiamo tutti firmato l'atto, il contratto per partire, e in termini di... siamo partiti a gennaio, a giugno abbiamo finito l'iter amministrativo, le prime case sono iniziate ad aprirsi a luglio,
e poi a Catena sono aperte tutte e cinque, tant'è che l'assessore Troncarelli era un po' stanchina di venire a inaugurare i gruppi appartamenti. Questa è una battuta, l'ha detto lei pubblicamente, dice quante ne avete fatte, però è stato possibile solo unendo le forze, condividendo un ideale, un diritto. Io sono della vecchia guardia, della vecchia scuola. Il primo lavoro che ho fatto per la pubblica amministrazione mi hanno fatto giurare sulla Costituzione. E questo me lo sento, e lo dico anche alle mie giovanissime colleghe, me lo sento nel sangue. Quindi è un discorso di diritto, di equità, di salute. Per cui essere riusciti a perseguire questo, a confrontarci tra diversi modi di lavoro, perché sappiamo che un ente locale, anche i colleghi stessi, professionalmente no, ma a livello amministrativo è una cosa, anche noi siamo altro, le compagini sociali, io sono stata per 10 anni presidente di cooperativa quando ero molto giovane, e la compagine sociale deve far quadrare i conti, deve pensare la prima cosa alla sostenibilità, per poter poi pagare gli operatori che lavorano. Quindi siamo riusciti a dare questa guada, siamo riusciti a partire, e a un anno e mezzo dai primi gruppi appartamento possiamo dire che l'abbiamo sfangata pure con il Covid, anche se abbiamo avuto seri problemi per alcune case nostre, case famiglia che hanno avuto Covid, e quindi c'è stato un grosso lavoro di sostegno, lavoro a distanza. I colleghi delle case famiglia che hanno lavorato con i ragazzi, una per esempio ha sospeso per un breve periodo, i ragazzi sono tornati a casa. Un'altra è stata riunita insieme alla casa famiglie che aveva questa compagine, si sono blindati in una struttura più grande, chiudendosi proprio dentro con gli operatori, chiusi insieme ai ragazzi per 2 mesi per evitare il contagio. Ora stiamo riprendendo la normalità pianino pianino. E valore aggiunto, siamo riusciti in questa rete di territoriale fra... Devo chiederti con questo di andare a concludere, Paola. Fra gruppi appartamento, case famiglia, siamo riusciti a liberare con i gruppi appartamento i posti in casa famiglia e a portare in casa famiglia i ragazzi che stavano ad Arezzo in strutture riabilitative ex articolo 26. Quindi abbiamo già portato giù con gioia dei ragazzi e delle famiglie 2 ragazzi da Arezzo, li abbiamo riportati vicino nel loro territorio, vicino alle famiglie. Quindi si può fare la coprogettazione, la programmazione e anche la cogestione si può fare. Andando bene. Molte grazie, molto interessante e anche bello ascoltare, come dire, lo stile vissuto e pragmatico che ci hai presentato della vostra esperienza, no? Per cui mi piace molto questa idea, che anche questa è già stata sottolineata, ma la voglio ribadire un'altra volta, che attraverso coprogettazione si possa produrre innovazione e in qualche modo sperimentalità. È proprio un'opportunità per andare verso il nuovo, qualche cosa che non è abituale e che ci consente di affrontare le problematiche che mutano. E in questo senso è un buon ponte per dare la parola ad Anna Burrà, che di innovazione se ne intende. Il CONISA, al quale lavora, ha vinto più volte il premio Costruiamo il welfare dei diritti sul territorio, per cui è un territorio molto orientato allo sviluppo e all'innovazione, e la sua esperienza si intitola Fare sistema è utile e fa stare bene. Prego Anna. Sì, buongiorno a tutti. Intanto io sono Anna Burra, direttore del CONISA, Consorzio Intercomunale Socioassistenziale della Valle di Susa, Val Sangone, che comprende 43 comuni in un territorio di circa 120.000 abitanti con una grande dispersione territoriale, 110 chilometri circa dalle porte di Torino fino al Moncenisio e Claviere. Siamo in Piemonte, ai confini della Francia. Saluto tutti i colleghi che vedo essere numerosi collegati, e questo fatto che siamo in tanti e siamo qua a riflettere e raccontare le esperienze, credo che
sia un valore aggiunto, sia una forza a cui dobbiamo badare. Ecco, il titolo che ho voluto dare a questo mio breve intervento, che vuole raccontarvi il nostro lavoro e la nostra voglia di coprogrammare e coprogettare, è fare sistema è utile e fa star bene. Mi soffermerei un attimino sul fa star bene, perché credo che sia una cosa che forse è stata solo accennata, ma per lavorare bene abbiamo bisogno di stare bene, di lavorare con piacere, di anche un po' divertirci, non è mica peccato, e di provare soddisfazione in quello che facciamo. Questa esperienza che vi vado a raccontare è un'esperienza che fa parte della nostra quotidianità. Sì, l'innovazione è una parola che oggi si usa molto. A noi ultimamente non dico che dà fastidio, però quello che vogliamo fare è che vogliamo dire, ribadire che di fatto il servizio sociale, da quando almeno lo conosco io, che sono diversi anni, ha sempre innovato, ha sempre cercato nella sua quotidianità, anche nel problema, diciamo, più vecchio e più stantio nel suo modo di essere, di trovare modi nuovi per venirne fuori. Il progetto che vi vado a presentare è un progetto che è stato in qualche modo sollecitato dalla strategia WeCare. La strategia WeCare è una strategia collegata con i progetti europei, con i finanziamenti europei, che la nostra regione anni fa ci ha chiesto di applicare, di partecipare su più fronti nel territorio. Io non ve la racconto perché sarebbe più lunga, tanti di voi la conosceranno. Questa strategia ha chiesto ai servizi di territorio, al terzo settore, a soggetti profit e anche non profit altri, di fare sistema su questo territorio regionale e di pensare appunto a progetti innovativi. Noi così abbiamo cercato di fare e vi ho messo qua una piccola foto di quelli che sono alcuni dei nostri del nostro territorio, alcuni aspetti del nostro territorio, il Roccia Melone e la Sacra di San Michele, che per noi è un bel monumento che consiglio a tutti quelli che non l'hanno visto di venire a vedere. In più la Sacra, quanto ci riguarda, è il punto in dove confluiscono le due valli che appartengono al nostro consorzio, la Valle di Susa e la Val Sangone, e quindi anche un effetto simbolico in questo senso. Il progetto che noi abbiamo pensato, abbiamo voluto costruire, lo abbiamo chiamato Benessere in Valle, perché non abbiamo voluto scegliere un target solo o un servizio solo in qualche modo promuovere o innovare. Perché il ragionamento che abbiamo voluto fare, anche coinvolgendo sin da subito più soggetti a ragionare e pensare con noi, è stato quello che per la nostra valle noi volevamo pensare appunto di costruire dei legami di comunità che ci portassero a vedere all'interno di un quadro più allargato le diverse problematiche, ma anche le diverse risorse, le diverse opportunità che questa valle permette. Perché questa valle potesse essere più ben abitata, ben vissuta, ben relazionata al proprio interno e anche meglio valorizzata da chi ci abita, da chi ci vive e da chi non la conosce ancora. Il territorio, questa è la Valle di Susa, la più piccola, la Val Sangone, e ci siamo uniti, ecco, eravamo due enti differenti e non per questo progetto, ma grazie anche a questo progetto abbiamo ampliato il nostro territorio diventando noi stessi come pubblica amministrazione un ente unico. Vi spiego, ecco, questo, l'Eclipse è il logo del progetto Benessere in Valle, proprio per questo senso del costruire legami. Ecco questa figurina che per noi rappresenta il ben, che poi vedrete ripetersi nelle azioni che il progetto include, ma si riferisce a quello che in realtà si chiamava, per chi ha qualche anno in più come me, Fred degli antinati, quello di Vilma Dammi la Clava, ed è diventato un po' la nostra mascotte in alcuni ragionamenti che abbiamo fatto, che volevano essere
puntati non solo al parlare e al dire si potrebbe fare, ma cercare concretamente, partendo proprio dal dover, come hanno fatto gli antenati, capire come accendere il fuoco per poi mantenerlo acceso e farlo andare avanti senza spegnere per il resto del nostro percorso. Il progetto Benessere in Valle, che riteniamo appunto di dover considerare una strategia integrata di sviluppo e di crescita del nostro territorio, ecco, costa 224.000 euro. Ho voluto scrivervelo qui e poi vi spiegherò meglio perché. Non costa neanche tanto, mi viene da dire, per tutta una serie di cose che sono state fatte. Prevede, ecco, questo quadro che vi ho inserito, dove ci sono queste 5, meglio 6 azioni. E ogni azione, questo progetto ha visto coinvolti, poi vi dirò meglio, ma più di una ventina di soggetti del terzo settore. Inizialmente, quando avevamo proposto ai nostri collaboratori, a tutti i soggetti che stavano in maniera più differenziata lavorando con noi, di mettersi insieme a ragionare, pensavamo di poter coinvolgere più persone anche proprio nel progetto. Poi la regione ci ha in qualche modo ridotto i partner a 5, quindi abbiamo anche qui fatto dei ragionamenti per individuare i 5 titolari e partner effettivi, ma di non disperdere gli altri. Queste azioni che vi presento sono parte e compongono il progetto, sono azioni che hanno come motto grandi idee ma piccoli passi concreti e realizzabili perché si possa vederne immediatamente il significato, e sono così declinate. Ecco, ciascuna azione è a capo e ha come coordinatore un soggetto. Il ben pensato è l'azione che ha a capo l'ente pubblico, il CONISA Valle di Susa Val Sangone. Non perché sia più intelligente di tutti gli altri, ma perché al CONISA è stato dato il ruolo di facilitatore, di coordinatore, di messa a sistema di tutta una serie di pensieri legati al progetto, ma non solo. L'intento infatti è stato quello di fare in modo che i diversi soggetti che vi partecipavano, e non solo, anche attraverso i loro singoli uffici di progettazione, facessero confluire i loro pensieri senza paura che potessimo copiare, senza paura che potessimo, anzi superando la modalità più competitiva che fino ad allora era stata in auge, per entrare in un ragionamento invece più di collaborazione, di fiducia, di partecipazione, come un altro motto che era e che è: se lavoriamo bene, lavoro per tutti, il lavoro è tanto e ci potrebbe essere la possibilità anche di acquisire maggiori risorse. La azione benvenuto, che si divide in due, benvenuto accoglienza e benvenuto autonomia, l'una in capo alla cooperativa Arcobaleno, l'altra in capo alla cooperativa Paradigma, sono state differenziate pur essendo entrambe benvenute, perché abbiamo voluto puntare da un lato con piccole azioni nelle scuole di collegamento con la RSA, con le biblioteche del territorio, con la gente che abita il territorio, di promuovere narrazioni, relazioni, di costruire dei legami proprio perché questo territorio potesse diventare più accogliente. Di autonomia, perché pensando ai soggetti fragili, che sono soggetti che comunque hanno bisogno di integrarsi insieme a tutti nel territorio, abbiamo previsto delle piccole azioni che portassero a queste persone a sentirsi maggiormente parte, quindi inserimenti in attività lavorative, inserimenti in attività educative.
ben prodotto in capo alla cooperativa Il Sogno di una Cosa, un'azione che prevede esperienze di agricoltura sociali, che hanno visto non solo l'inclusione di un gruppo circa 12 aziende agricole, ma anche la costituzione di un noccioletto degli orti sociali e di attività concrete nelle quali inserire alcuni soggetti e con la quale promuovere l'agricoltura sociale, proprio perché il nostro territorio è un territorio che potrebbe svilupparsi in questo senso. Ben servito in capo alla cooperativa Frassati, fatto di alcune azioni anche qui semplici ma concrete, a cui l'operatore di borgata, abbiamo 666 borgate abitate nel nostro territorio, l'operatore di borgata è stato un operatore che è andato nel territorio per favorire e per conoscere, per favorire relazioni e conoscere i bisogni, e il negozio vicino. Alcuni comuni e anche le borgate hanno la fortuna di avere ancora dei piccoli negozi, che abbiamo cercato di valorizzare per far diventare non solo luogo di relazione, ma anche luoghi di servizi, un computer con quale fare dei collegamenti, poter fare delle prenotazioni e collegarsi meglio con il mondo. Ben informato. Tre minuti, se puoi, a concludere. Ben informato, un'azione che invece riguarda la capacità di comunicare e di informare meglio su tutta una serie di iniziative che ci sono e che non è facile sempre conoscere. Concludo con queste slide che vi faccio vedere in modo frettoloso, ma che hanno quel senso lì. Benessere in Valle è un progetto che, come vi dico, ha stimolato queste relazioni, ma attorno a questo progetto si sono costruiti altri progetti o si sono collegati a altri progetti nuovi, e questi progetti sono stati tanti, come vedete. Ognuno di questi progetti è stato ha avuto come capofila non sempre l'amministrazione pubblica, solo sei di questi, ma alcuni soggetti, molti del terzo settore. Sono stati 28 progetti, questi 28 progetti hanno portato sul territorio 2.788.451,58 per essere precisi, ma vi segno questa cifra proprio perché anche per noi è stata significativa. Non ce l'aspettavamo, ce ne siamo resi conto che questo che non è un denaro che è venuto nelle tasche e nelle casse del CONISA ma di tutti, ecco, tutti insieme, 6 noi capofila, 22 capofila terzo settore, 19 cooperative sociali, 37 associazioni, 22 istituti scolastici. Questa diapositiva non me la racconto, non solo perché non c'è tempo, ma non l'avrei fatto neanche prima, è il percorso WeCare, che io chiamerei anche in questa situazione il metodo WeCare che noi stiamo adottando per continuare a lavorare, e quindi qua sono un po' indicate, ogni disegnino ha una sua importanza, un suo significato ovviamente soprattutto per noi, ma la cosa che vi voglio dire in ultimo, che secondo noi non è una cosa da poco, è che questo percorso ci ha portato a fare un avviso per una coprogrammazione e, se speriamo, una coprogettazione per servizi, diciamo, più classici che avevano appalti in scadenza: servizio di assistenza domiciliare, servizio di assistenza educativa. Quello che ci siamo detti è che non potevamo, dopo aver fatto questo percorso più sull'innovazione, più sulle progettualità, non pensare di provare a fare anche una coprogrammazione per quei servizi che sono fondamentali, sono livelli essenziali, quindi non possiamo pensare di lavorare in questo senso, a nostro avviso, solo per cose nuove. Dobbiamo cercare di capire, leggi permettendo, ma vogliamo fare tutte le attenzioni del caso, cosa possiamo fare per continuare a lavorare con questa modalità, con questa voglia e con questo interesse e fiducia reciproca anche per altri servizi. E ci proveremo e vi saremo grati se ci darete una mano.
Grazie per l'attenzione, vi ho inserito nelle slide, non so se si vede, i nostri riferimenti, se ci fosse ovviamente necessità di chiarimenti. Grazie e scusate se mi sono dilungato. Grazie, applauso virtuale a tutte le esperienze che si sono succedute, vi ringrazio molto. Potete anche staccare la telecamera a questo punto. Abbiamo risparmiato 11 minuti per, lungi da me tirare delle conclusioni, ma insomma qualche considerazione di una giornata molto ricca e che poi non si concluderà qui. Poi lascerò gli ultimi 3 minuti ad Anna Bettigli per dirci anche un po' come va a finire dal punto di vista più strettamente laziale. Mi sembra di poter dire che siamo in presenza di un potenziale cambio di paradigma, lo dicevo prima, è un'opportunità da non perdere e da non bruciare. È un'opportunità da non perdere e da non bruciare proprio nello spirito di sviluppo, di innovazione e sperimentazione, come abbiamo visto testimoniare dalle esperienze che ci hanno fin qui, che sono state fin qui raccontate. Francesca Di Pietro, sei rimasta in linea, scusa, se vuoi puoi staccare la telecamera. Dicevo, quello che si può immaginare, se vogliamo avere una visione ottimista, e mi sembra giusto avere una visione ottimista di questi tempi, è che gli anni 20 possono essere gli anni caratterizzati, come dire, da un impegno verso questo cambio di paradigma. E se dobbiamo dirla in modo un po' veloce, da talora, si potrebbe dire caratterizzati da 5 co: la coprogettazione e la coprogrammazione, che abbiamo visto essere gli strumenti che abbiamo a disposizione. La coprogettazione è già nel pieno della sua stagione. La coprogrammazione, secondo me, va pensata e costruita. Ne abbiamo visti alcuni accenni, penso anche a quest'ultima esperienza che è stata presentata, però ci sono ottime potenzialità in questa direzione. E anche la stagione prossima di sviluppo dei nuovi piani di zona, che ho visto che molte regioni stanno aprendo, la Toscana, l'Emilia Romagna, il Veneto, la Lombardia, di quelle che conosco, ma immagino che questo stia succedendo anche da altre parti, è proprio un'occasione per avere una ottima palestra di coprogrammazione, dando un valore diverso a quelli che una volta erano tavoli di progettazione partecipata nei piani di zona, proprio perché adesso c'è una normativa che sostiene queste modalità e che rende maggiormente paritario e potente una possibilità di pensare, di analizzare insieme i bisogni e pensare insieme lo sviluppo delle politiche sociali pubbliche di un territorio. Per cui io spero che ci si possa ritrovare fra qualche mese a parlare specificamente di esperienze di coprogrammazione che nel frattempo abbiano preso e si siano sviluppate. Le altre co, la condivisione, la corresponsabilità, sono valori, ma sono anche, come abbiamo visto negli interventi di oggi, attitudini, esperienze che si possono sviluppare, capacità. È molto interessante ragionare sul fatto di corresponsabilità, si è parlato, ragionare sul fatto che dal punto di vista etimologico responsabilità viene da responsus, cioè dare risposte. Se si riesce a esercitare una corresponsabilità fra pubblico e terzo settore, si riuscirà a dare migliori risposte. E questo mi sembra un ottimo viatico sul quale impegnarsi, no? Non basta mettere le persone intorno a un tavolo o non basta fare dei buoni atti amministrativi, è importantissimo, ma non basta, perché si producano buone coprogettazioni e buone coprogrammazioni. È necessario che le persone siano disponibili e sappiano, imparino, apprendano le possibilità di cooperazione e collaborazione, dando agli altri delle chance di sviluppo e potendo costruire dei veri e propri partenariati. Come si diceva, soci che insieme si assumono onori ed oneri di una comune impresa che è di tutti e due. E l'ultima co è la comunità, il contesto all'interno del quale noi che operiamo e lavoriamo in termini di sviluppo delle politiche sociali operiamo. Dunque lavorare
insieme nell'ottica di uno sviluppo comunitario. E dunque, come dire, se teniamo in mente queste cinque potremmo fare una buona strada. È un cambio di paradigma che, sempre guardando le cose ottimisticamente, può produrre dei significativi miglioramenti culturali, no? Meno individualismo e più collaborazione. E, come dire, i mesi difficili che stiamo attraversando, questo credo che ce l'abbiano proprio insegnato, spero che ce l'abbiano insegnato. Sviluppo di una cultura della responsabilità e della fiducia e non del pregiudizio. No, se abbiamo capacità di proteggere e proteggerci, nell'idea che uniti si è più forti, avremo anche le energie e le forze di usare per cambiare. Se non c'è invece questa coesione, questo sviluppo collaborativo, il cambiamento è un'operazione che risulta molto più difficile in questo senso. Erano queste, come dire, le suggestioni che la mattinata mi ha un po' provocato e che volevo restituirvi. Continueremo con la nostra comunità di pratiche, come luogo permanente di confronto, scambio, documentazione, presentazione di quesiti. Vi manderemo a breve, come dicevo, le modalità per aderire e partecipare a questi percorsi. Continueremo, essendo noi dell'IRS anche una scuola di formazione, la scuola di esperi sociale, anche con delle attività formative specifiche, anche di base sulla coprogettazione, perché è legittimo che ne abbiamo fatte molte negli ultimi anni, ma è legittimo continuare in questa direzione perché, come raccontava Gianfranco Marocchi, il processo si sta sviluppando a macchia d'olio, dunque è importante formarsi in questo senso. E continueremo invece nella comunità di pratiche con delle focalizzazioni specifiche sugli aspetti amministrativi, che sono sempre molto, come dire, impegnativi, come abbiamo sentito dire, sugli aspetti metodologici, che lo sono altrettanto, e sullo sviluppo della coprogrammazione, che, come dicevo, può essere, come dire, il nuovo fronte sul quale misurarsi nei prossimi mesi. Finisco anch'io con una piccola citazione che viene dai nostri percorsi formativi sulla coprogettazione. Come esercizio, un gruppo di lavoro aveva elaborato questa definizione. Coprogettazione è un viaggio che soggetti diversi fanno insieme per esplorare una nuova strada e arrivare ad una meta comune, ciascuno portando il proprio bagaglio. Ed è una definizione che a me piace, per cui vi lascio qui, come dire, alla fine di questa mattinata. Prima di passare la parola ad Anna Vettigli, ringraziando tutti, ricordo che riceverete anche un questionario di soddisfazione, di gradimento, che vi chiediamo di compilare ovviamente per le nostre procedure di sviluppo della qualità. E di nuovo, grazie a tutti, lascio le ultime parole ad Anna. Ugo, non te ne andare dallo schermo, dai, condividiamo questo qua, un po'. Condividiamo lo schermo insieme. Io vi ringrazio tantissimo di questa occasione. Tutte le suggestioni e le co che hai dato ci piacciono molto. Io rappresento la cooperazione e quindi la parola co ritorna e non è un processo automatico, non è che ci chiamiamo cooperazione e cooperiamo in automatico. È un percorso, diciamo, strutturato, che va nutrito e va assolutamente aggiornato tutti i giorni. E io vi volevo lasciare, diciamo, sintetizzandovi un po' il percorso che abbiamo in mente da portare avanti nel Lazio, perché visto il progressivo consolidarsi del piano giuridico, ovviamente noi continueremo e quindi come Lega Coop ci faremo promotori di altre occasioni come questa qua, una l'ha già annunciata Paola Capoleva di CSV su appunto alla fine di aprile, ma continueremo in questo sforzo, diciamo, congiunto con altre reti, con altri partner, il forum del terzo settore Lazio in primis, per aggiornare le skill. Qualcuno lo diceva, che sono molto importanti appunto le skill, e quindi lavoreremo anche a un livello territoriale per ottenere questa evoluzione. Abbiamo tre percorsi in qualche modo davanti,
La legge che l'assessora Troncarelli ci ha annunciato del terzo settore, su cui noi già abbiamo fatto un percorso di confronto, la valutazione su come aggiornare la delibera 326 che abbiamo condiviso anche con i colleghi che ce l'hanno chiesta, sulle linee guida sulla coprocettazione, è un percorso di approfondimento sui territori per arrivare a dei regolamenti comunali, come qualcuno suggeriva. Quindi diciamo un percorso di cui già abbiamo in mente quali sono le tappe principali, continueremo a portarlo avanti in rete, anche noi coprogettando insieme questa modalità di intervento. Il lavoro continua e quindi sicuramente vi inviteremo ad una prossima puntata. Mi è piaciuto tantissimo il riferimento che ha fatto il collega della Fondazione per rafforzare insieme la trama di comunità. Quindi mi sono rubata questa cosa che mi è piaciuta tantissimo. E con questo